Buonasera a tutti i nostri amici ascoltatori, bentrovati nello spazio Osservatorio Antimafia di Radio Saiuz, sempre con Antonella Intrenò. Ugo Lombardi. Ciao Ringraziamo come sempre la regia centrale di Rosario Moreno da Treviso. Ciao Rosario. Rosario. Mi avete preso il contropiede stavolta. Bene, Vabbè. grazie, grazie, grazie mille. Moreno, Moreno. E diamo il benvenuto naturalmente a Massimo Bonella, direttore di Pianeta Oggi TV, al quale passiamo la linea per gli ultimi aggiornamenti. Prego, Massimo. Sì, grazie Antonella Intrenò, un saluto anche a Ugo Buonasera. Lombardi. E naturalmente alla regia centrale, l'amico Rosario Moreno, non perché voi due non siete miei amici, ci intendiamoci bene. Allora, ben ritrovati nuovamente anche i nostri ascoltatori. Brevemente le news, il ripiego delle news più importanti di oggi. Dall'estero, Putin ha ricevuto ieri al Cremlino il presidente siriano Assad, lo annuncia il portavoce Peskov. Il presidente russo avrebbe sottolineato la necessità di affiancare ad operazioni militari una soluzione politica. Siamo pronti a dare il nostro contributo, ha detto Putin. Da parte sua, Assad ha detto che il terrorismo è ostacolo a una risoluzione. Nel suo primo viaggio all'estero dal 2011, il leader siriano ha ribadito che tutto il popolo vuole partecipare alle scelte sul futuro della Siria e ha ringraziato Mosca per il supporto. Città del Vaticano. Il Papa avrebbe una piccola macchia scura al cervello, un piccolo tumore curabile. Lo scrive QN spiegando che per uno specialista giapponese interpellato non serve un intervento. Smentita di padre Lombardi. Il Papa sta svolgendo come sempre la sua attività intensissima. La diffusione di notizie infondate è gravemente irresponsabile e non è degna di attenzione, così padre Lombardi. Abbiamo ancora una notizia: maltempo, tregua del maltempo nel Sannio, dove si contano i danni, ma l'allerta meteo di livello arancione è stata prorogata fino alle 22 di oggi. I danni ammonterebbero, secondo il sindaco di Benevento, a centinaia di milioni di euro. Si lavora anche per ripristinare in pieno la percorribilità delle strade e la fornitura dei servizi essenziali in alcuni comuni dell'Alto Tommaro o Tommaro e Fortore o Fortore. Intanto la nuova fase di maltempo continua oggi sulle regioni meridionali e isole. I fenomeni persistono oggi in particolare su Campania e Puglia. Previste nuove piogge accompagnate da fulmini e raffiche di vento. Brevemente, se ce la facciamo, diamo uno sguardo a cosa propone la nostra testata pianetaoggitv.net di Venezia. Dunque, a taglio primo, intervista a Don Luigi Ciotti, il quale dice: noi stiamo con Di Matteo. Questa intervista è presente qui nella nostra testata grazie alla collaborazione della testata giornalistica allnewsantimafia2000.com. A seguire un'intervista ad Alex Zanotelli, che è in visita al presidio della base NATO che è in visita al presidio della base NATO di Lago Patria, in collaborazione con Pandora TV. E poi abbiamo la programmazione in diretta di Tierra Viva TV. A seguire vi segnaliamo una intervista esclusiva a Vladimir Putin, sempre in collaborazione con Pandora TV, Russian Today Sat All News, che è un po', diciamo, che sarebbe poi una televisione equivalente alla BBC, Al Jazeera, che fa solamente un palinsesto informativo, una televisione molto interessante che la potete ricevere in diretta sul satellite Hotbird. Vi preannuncio che prossimamente, nelle prossime ore, a taglio primissimo, verrà pubblicata una intervista al magistrato di Palermo, Nino Di Matteo, raggiunto in occasione di una conferenza che si era tenuta nei giorni scorsi a Venezia. È tutto, la linea torna a Bari. Antonella Intrenò, Ugo Lombardi, per il proseguimento della vostra diretta. È tutto da Venezia.
Grazie Massimo Bonella. Questa sera la trasmissione Osservatorio Antimafia ha deciso di dedicare uno speciale. Lo speciale riguarda una conferenza che si è tenuta il 19 ottobre a Salemi, conferenza durante la quale il cui titolo era Oltre Messina Denaro contro mafia e mafiosità serve maggiore impegno. Questo è il titolo dell'articolo a cui fa riferimento la conferenza di Salemi. Conferenza che verteva naturalmente su una domanda fondamentale, cioè chi protegge Matteo Messina Denaro. Matteo Messina Denaro, ricordiamo, è il latitante più longevo, verrebbe da dire, nella storia della mafia italiana. Il nuovo capo di Cosa Nostra è ormai latitante da sempre e non si riesce assolutamente a capire dove possa essere nascosto. Ciò nonostante riesce a impartire i suoi ordini, a governare il suo sistema criminale e è spontanea la domanda. Durante questa conferenza, alla quale ha partecipato il magistrato Teresa Principato, l'imprenditrice anti-racket Elena Ferraro dell'Associazione Libera, che ha patrocinato la realizzazione di questa conferenza. E non è da dimenticare naturalmente che il moderatore è stato Lorenzo Bando, il vice direttore di Antimafia 2000, alla presenza naturalmente anche del sindaco di Salemi, Domenico Venuti. Quindi questo è uno speciale che abbiamo deciso di dedicare a questo argomento in quanto durante la conferenza sono state dette cose molto importanti, c'è la voce di Don Luigi Ciotti e questo deve dare una spinta a tutti noi per una maggiore comprensione di quello che è il sistema criminale mafioso, di quanto fitta sia la rete che ha tessuto in questi secoli di egemonia, si può dire. Quindi vi invitiamo a seguirla. Noi questa sera dedichiamo lo spazio della trasmissione alla sua riproduzione e naturalmente vi rimandiamo a mercoledì prossimo, sempre alle 22, sempre su Radio Saiuz. Buonanotte a tutti e a mercoledì prossimo. Arrivederci. Sarò brevissimo, semplicemente perché sono contento di iniziare questo incontro, questo ciclo di incontri, perché già dall'anno scorso avevamo avviato un discorso sulle buone pratiche di fare città. L'abbiamo fatto in maniera silenziosa, nel senso che siamo andati molto spesso nelle scuole a parlare di legalità, a parlare di rigenerazione urbana, di cittadinanza attiva. Quest'anno siamo contenti di iniziare il secondo ciclo con questo evento. Un evento che diciamo, è da sicuramente da si riproporrà successivamente con gli altri incontri. Io tengo a ringraziare, poi comunque saranno il nostro moderatore, inizio da lui come moderatore, Lorenzo Baldo, vice direttore di Antimafia 2000. Lo ringrazio perché sarà lui a coordinare l'evento. Ringrazio sicuramente i nostri ospiti, quindi nuovamente Elena Ferraro, Salvatore Inguì di Libera, Nicola Pezzabelle dell'Associazione Peppino Impastato, il giornalista Rino Giacalone, e poi diciamo, sono onorato di averli anche ospiti, procuratore aggiunto. Nella DDA di Palermo, Teresa Principato, e il presidente di Libera, Don Ciotti. Ringrazio per la loro presenza e passo la parola al nostro sindaco, Domenico Venuti, e grazie ancora per la vostra presenza e credo che in questi incontri, come ne vogliate in altri territori, ne dovremmo aprire tanti, credo che sapere chi protegge in questo caso il tema Matteo Messina Denaro, ma chi protegge tutti i latitanti che sono rimasti qui, credo che sia utile da parte di tutti i cittadini, prenderne consapevolezza e allontanare laddove ci possa essere un minimo sentore di partecipazione a queste.
scellerate proposte. Grazie. Intanto benvenuti davvero, benvenuti a tutti, cittadini numerosi hanno voluto partecipare, gruppi e associazioni del territorio, non soltanto di Salemi, benvenuti a tutte le autorità che con piacere ospitiamo qui questa sera, questa bellissima location che abbiamo la fortuna di avere ereditato nel mio caso, queste sono le bellezze che ci sono arrivate e sulle quali noi possiamo semplicemente cercare di sfruttare e di mantenere il più possibile bene, ma soprattutto di rendere di renderle vive. E in questo senso noi abbiamo sposato questo percorso anche di buone pratiche di fare città, cioè un modo per tenere viva la cittadinanza, il senso di appartenenza ad una comunità e di tenere vivi un po' tutti i temi sul tavolo che vanno da quelli ordinari, quotidiani, perché fare città è tutto, dalla ordinarietà, dalla quotidianità, sino poi al disegno di un progetto, di un percorso più ampio e complessivo che deve tenere conto di una tabella valoriale di riferimento. E in questo senso non si poteva che partire questo ciclo di questo anno propriamente da un tema diciamo centrale e imprescindibile come quello della legalità, che sotto le sue varie declinazioni, sotto le sue varie sfaccettature poi racchiude comunque un valore essenziale e fondamentale per qualunque comunità. Io da questo punto di vista credo che gli sforzi, i fatti e gli impegni di questi anni sono certamente notevoli. Ultimamente in questa città c'è stato un importante in questa provincia c'è stata un'importante operazione che ha consentito anche l'arresto di due miei cittadini di Salemi e che hanno avuto un provvedimento di restrizione della libertà proprio questo da poco, per dire che comunque c'è sempre un buon motivo per parlare e discutere della legalità sotto tutte le sue varie forme, perché è pur vero che spesso e volentieri si discute a livello di massimi sistemi, ma io credo che il primo punto di partenza per ciascuno di noi, da cittadini prima, ma poi anche da istituzioni, man mano il percorso magari se si fa prosegue più avanti, è quello di una buona pratica quotidiana della legalità, altrimenti senza questa poi è difficile anche innescare meccanismi virtuosi sul territorio da un punto di vista economico, da un punto di vista sociale o da altri punti di vista. Da lì la volontà di parlare però anche di quello che è la lotta e affiancare quello che è la lotta alla mafia da un punto di vista pratico, concreto, materiale, come quello che qui esponenti autorevoli e illustri delle istituzioni militari, civili, eccetera, fanno ogni giorno. E credo che questo vada affiancato però a un lavoro di diffusione culturale importante, vedo qui Don Ciotto che rappresenta quest'altro aspetto, cioè un aspetto pratico, anche lì quotidiano, non certamente teorico, però è anche un fenomeno sociale. Da lì la scelta anche del titolo, che apparentemente all'inizio ne abbiamo discusso con Elena, che ringrazio perché è stata con lei la quale ha in un certo modo stimolato questo incontro, ne abbiamo parlato tempo fa, poi si è concretizzato e nel parlarne, nel discutere, è venuto fuori la questione del titolo, che poteva più o meno sembrare ardito e altro. Io ho detto che probabilmente era incompleto, nel senso che nel titolo noi parliamo di una protezione che come in un certo qual modo è come se venisse posta dall'alto, quindi da un'autorità che sta sopra, che sicuramente ha a che fare con l'argomento di cui tratterete certamente voi in maniera principale e importante, però era anche un fenomeno molto più diffuso e capillare come quello del fiancheggiamento, che è anche oggetto del ragionamento che va fatto, e quindi di una cultura che complessivamente spesso e volentieri è restia a porre delle barriere nette.
Da questo punto di vista penso che più che le parole parlino i fatti, questo vale ovviamente per le amministrazioni che devono essere rappresentate non solo da chi parla, discute, si affranca da determinati meccanismi, sia nella ricerca del consenso che ovviamente nella pratica quotidiana, nell'amministrazione quotidiana, ma anche e soprattutto da parte di chi deve comunque poi porre in essere degli atti che in un certo qual modo diano il senso di tutto ciò, che siano un punto di riferimento chiaro, un indirizzo chiaro e uno strumento anche per combattere eventuali tentazioni, se vogliamo, perché spesso non basta soltanto comportarsi bene, ma gli atti normativi che anche i comuni possono mettere in essere in piedi sono e devono essere votati a questo. Noi abbiamo fatto qualche mese fa una scelta un po' probabilmente bizzarra come amministrazione pubblica, che è quella di non consentire più attraverso un regolamento l'affidamento di lavori diretto, cioè senza che passasse attraverso un meccanismo di pubblicità preventiva. Un esempio dal quale, nonostante le difficoltà con le quali ci confrontiamo ogni giorno nella sua applicazione, perché su piccole spese eccetera è complicato diciamo, utilizzare dei meccanismi di pubblicità, però serve ovviamente anche a fare in modo che eventuali anche soltanto tentazioni, anche esterne, non soltanto quelle esterne alcune, possono in un certo qual modo essere scoraggiate a venire meno. Ora, comportamenti come questi, come comportamenti di legalità, della quale nessuno, per la quale nessuno pensa di poter diventare o di poter essere considerato un eroe, credo che siano alla base probabilmente di un sistema e di un meccanismo che deve anche difendersi da ciò che culturalmente forse non è adeguatamente percepito. È per questo che in questa prospettiva, e credo e mi auguro che questo sia soltanto uno degli incontri, perché da questo punto di vista coinvolgere il coinvolgimento delle scuole, che noi abbiamo pur tentato e speravamo in una maggiore partecipazione, però comunque abbiamo vari gruppi, tra cui per esempio il gruppo degli scout che si rivolge molto ai nostri giovani, ai nostri ragazzi che vedo qui presente, ma spero che avremo modo di tornare con argomenti del genere nelle scuole appositamente, la mattina, magari ce ne faremo carico questa volta di organizzarlo, perché quello che viene meno oggi e che è venuto meno oggi probabilmente dalle nuove generazioni rispetto anche alla mia generazione che negli anni 90 già frequentava la scuola e stava formandosi una coscienza civica è l'aspetto quasi militare, l'aspetto violento, quasi di clima da guerra, da conflitto che la mafia è nelle condizioni di porre in essere, che noi abbiamo vissuto e visto negli anni 90 e che probabilmente ha aiutato anche alcune generazioni a rimanere distanti da un fenomeno che percepiva come negativo anche da un punto di vista materiale. Inabissarsi oggi di un fenomeno legato alla magari violenza apparente e legato più che altro ai movimenti di capitale eccetera, probabilmente non arriva in maniera forte agli occhi dei nostri ragazzi e quindi probabilmente a noi oggi il compito di colmare questo gap, cioè di dare la possibilità a questi ragazzi di poter capire, comprendere, vedere anche ciò che in termini di disprezzo per la vita stessa la mafia è stata nelle condizioni di fare. Questo è un fenomeno che oggi purtroppo io noto anche da alcuni ragionamenti che si fanno è meno percepito dai nostri ragazzi. In tal senso io lo dico qui, ma c'è già un lavoro, poi passo la parola ad autorevoli esponenti. Parto da un punto fermo che noi abbiamo qui ereditato un museo che è il Museo della Mafia, che quando è stato concepito mi ha visto un po' anche titubante rispetto a quello che poteva essere un percorso di questo tipo, perché comunque un tema forte, difficile da affrontare, non si capiva bene soprattutto dove voleva andare a parare. Onestamente quello che poi ne è venuto fuori è comunque un percorso che dà un senso di come dire, tetro, cupo, scuro del fenomeno, quindi da questo punto di vista aiuta, a mio avviso è incompleto e intendiamo completarlo con una sorta di laboratorio della legalità e quindi che diventi e lo renda attivo e lo renda come dire, percepito e percepibile dalla gente, specie dalle nuove generazioni che lì all'interno, dopo il percorso, potrebbero lasciare le proprie impressioni, venire a svolgere delle attività didattiche o paradidattiche, fare tutta una serie di attività che vanno nella direzione che dicevo prima e lancio qui questa idea perché è un'idea che noi abbiamo, di cui abbiamo già un po' discusso e vorrei che se ci fossero anche dei contributi, in tal senso sarò ben lieto di accettarli e di accoglierli.
perché credo che il modo oggi per rappresentare un fenomeno come questo sia sempre quello, il modo migliore di praticare ogni giorno la legalità, ma dobbiamo anche diffondere un messaggio forte e un messaggio chiaro, specie alle giovani generazioni, che sono più propense ad affrancarsi da abitudini, costumi, eccetera, che la nostra società si porta dietro e che chiaramente spesso influenzano i comportamenti di tanti. Io credo che è opportuno che mi fermi qui, perché non sono io a dover parlare poi nel dettaglio del tema, ma con questo auspicio, cioè di lanciare da qui anche un percorso che vada oltre e che mi auguro voglia vedere l'attenzione e il coinvolgimento di tutti gli interlocutori qui a vario titolo, ciascuno per quello che è la propria competenza, rispetto a ciò che dovrà essere questo percorso, è un invito che mi sento di fare e spero possa essere recepito ed accolto da voi. Io auguro buon proseguimento di lavoro. Buonasera a tutti, grazie davvero di essere così numerosi. Intanto ringrazio gli organizzatori, ringrazio Libera per avermi invitato, Elena Ferraro, e tutti coloro che hanno reso possibile questo incontro. Ecco, l'incontro di oggi ha un titolo decisamente schietto: chi protegge Matteo Messina Denaro. Noi siamo qui per parlare del capo della mafia trapanese, considerato da molti l'erede di tutto Torino, condannato all'ergastolo per le stragi del 93, e latitante da più di 20 anni. Ecco, oggi faremo il punto della situazione assieme a chi lo cerca e a chi lo combatte ogni giorno attraverso un forte impegno nel sociale. Partiamo con dati. Dopo l'arresto del 2013 della sorella di Messina Denaro Patrizia, e dopo l'ultima operazione antimafia del 3 agosto scorso, che ha portato all'arresto 11 dei suoi fedelissimi fiancheggiatori, manca ancora lui. Negli ultimi 5 anni sono state arrestate più di 100 persone al suo servizio. Persone del tutto indispensabili per la sua catena di comando, ma soprattutto per il suo sistema di comunicazione. Sono stati sequestrati e confiscati beni per centinaia di milioni di euro. Sono stati arrestati appunto familiari strettissimi, si faceva grande affidamento. Eppure non si riesce ancora a prendere. In questo momento c'è da dire che c'è un'effettiva sinergia tra le varie forze di polizia per riuscire a catturarlo, ma allo stesso tempo la rete di protezione continua a proteggerlo è fortissima. Ecco, all'indomani di questa operazione del 3 agosto scorso, il procuratore aggiunto di Palermo, Teresa Principato, che oggi è qui con noi, ha dichiarato: nonostante il territorio sia più che sorvegliato e da anni si susseguono operazioni, ancora non siamo riusciti a prendere l'abitante. Questo può significare solo che gode di protezioni ad alto livello. Ecco, per capire la rete di protezione, dobbiamo fare questo proprio su quel livello alto di cui parla la dottoressa Principato. Ma fino a che punto questo livello coinvolge pezzi degli atti del nostro Stato? Parlare di Stato mafia per molti è un'eresia. Eppure di questo connubio sono stati tanti, in tanti a parlare. Ne cito uno solo, l'attuale presidente del Senato Piero Grasso, che nel 2001, quando era ancora procuratore capo a Palermo, scrisse assieme al giornalista Sandro Donato un libro, La mafia invisibile. E in questo libro lui disse delle cose molto forti. Una di queste è che la leggo: spesso Cosa Nostra è stata il braccio armato dello Stato. E 7 anni dopo, lo stesso Grasso specificò ulteriormente la questione con queste parole: è un errore grossolano considerare Cosa Nostra un antistato, perché talvolta è dentro lo Stato e la sua connivenza con il sistema di potere è molto più di una semplice ipotesi investigativa. Ecco, queste sono frasi molto forti, possiamo fare riflettere. Noi siamo a Salerno, la terra che ha dato le taglie di salto, e in una sentenza per la strage di Chinnici si dice che c'è un salto a chiedere a Tutorina di ammazzare Chinnici. Questo è solo un piccolo esempio che è importante per me. Detto questo, adesso partiamo dalla parte sana del nostro Stato. Da chi si è ribellato alla mafia di Messina Denaro? Darei la parola all'imprenditrice di Castel Ferro, Elena Ferraro, che ha fortemente avuto questo incontro che ho detto. Ecco, tu hai denunciato il cugino di Matteo Messina Denaro, ma poi è stato condannato per estorsione. In seguito, denuncia del territorio. Intanto buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti. Io mi associo ai saluti dell'assessore Maiorano e mando un abbraccio ideale a tutti gli uomini e le donne qui presenti. Allora, io parto da un presupposto che un po' è stato il mio modus operandi in questo contesto.
Io credo che ad un certo punto, quando ci si trova di fronte ad dinamiche, io sono un imprenditore, no? Quindi dinamiche estranee a quello che è la vita di un'azienda, quindi di un imprenditore, si deve scegliere, ecco, bisogna scegliere. Sono convinta che di contro la non scelta è di per se stessa una scelta, cioè se non scelgo, io comunque ho scelto di girare dall'altro lato e di come dire, fare in modo che non ci sia una presa di posizione concreta e reale, ma nello stesso tempo sono convinta che la scelta deve implicare l'azione. Quindi non basta semplicemente scegliere, ma anche fare in modo che questa scelta venga concretizzata in azione con la relativa assunzione di responsabilità. Ed è quello che ho fatto io, ho denunciato. Alla fine molti, insomma, in questi due anni di percorso così particolare che mi sono ritrovata ad affrontare, mi hanno dato gli appellativi che a me fanno molto sorridere, come imprenditrice coraggio o eroina o cose di questo genere. Io sono un imprenditore che ha compiuto una normale scelta di legalità. Ecco, io ho compiuto il mio dovere, non ho fatto altro. Il messaggio che voglio lanciare stasera è un messaggio di speranza, perché credetemi, emozionalmente, ed ecco, mi viene istintivamente di dire non è cambiato nulla, ecco, mi viene spontaneo dire questo. In realtà questa sera io voglio dire che invece è cambiato tutto, innanzitutto è cambiata la mia vita, ma è cambiata perché è diventata più bella. È diventata più bella perché io ho avuto la possibilità di andare nelle scuole, di raccontare ai ragazzi che si può rispondere ai dettami della propria coscienza, che si può dire di no e che ci si può ribellare al malaffare. È diventata più bella perché ho avuto fiducia nelle forze di polizia, prefetto, questore, nelle istituzioni. Ho avuto fiducia ed ho avuto ragione. Ho avuto ragione perché non sono mai rimasta sola. Ho avuto fiducia nella magistratura e poi si è concretizzata appunto con gli arresti, ma dietro c'è stata tutta un'operazione, insomma, particolare, difficile, capillare, sofferta. Quindi il messaggio che voglio dare questa sera è proprio un messaggio di speranza. Mi rivolgo a quegli imprenditori che oggi sono ancora nel limbo, sono indecisi, oppure a quegli imprenditori che prestano il fianco al malaffare, che fanno affari con la mafia. Infatti, come diceva il nostro sindaco, protezione intesa proprio in senso lato, protezione di quegli imprenditori che, piuttosto che ribellarsi e fare quindi una scelta normale, ecco, di legalità, compiere una scelta normale, prestano il fianco e alimentano il malaffare, ci fanno, ecco, affare, quindi non è soltanto un problema di paura. Io credo che ho sempre pensato, ecco, il mio esempio, il mio modello è un uomo che tantissimi anni fa è stato il primo uomo rivoluzionario della storia, e il suo nome è Gesù Cristo. A me piacciono molto le parole che lui ha pronunciato tanti anni fa, quando ha detto: beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. E questo è stato il mio modello. La testimonianza di chi si è ribellato a questa subcultura mafiosa, vorrei chiedere al coordinatore provinciale di Libera Trapani, Salvatore Inguì, vorrei chiedere le difficoltà e le prospettive che ci sono proprio a operare in questa terra che è segnata dalla presenza di chi protegge nel seno della Roma. Grazie. Io rappresento un movimento, rappresento delle associazioni. La prima risposta, Lorenzo, che mi avrebbe da darti e che ti devo dare purtroppo, è che in questo momento è in atto, non so se è studiato, se c'è una regia, io questo non lo so, ma c'è un dato di fatto. E il dato di fatto è che in questo momento paradossalmente si tende a puntare il dito contro quei gruppi di persone, quei gruppi di associazioni
che a titolo gratuito, spontaneamente, dedicando tempo, denaro, sacrificando relazioni familiari, amicali, comunque in qualche modo sono impegnati. Ed è un paradosso quando a Favignana, non più tardi di un mese fa, un convegno portava come titolo L'antimafia alla sbarra. Chi ha partecipato al convegno ne è uscito fuori inorridito, perché tutti i relatori, nel riportare ognuno un singolo caso, tendevano alla fine a indicare quasi come il nuovo problema del territorio trapanese non la mafia, ma l'antimafia. E questo è un dato di fatto che non è soltanto nella speculazione, come dire, dialogica da parte, ma ci sono dei veri e propri fatti che costituiscono un pericolo e che secondo me rappresentano di fatto un modo per proteggere Matteo Messina Denaro o ciò che rappresenta Matteo Messina Denaro. Qualcuno l'ha detto ed è stato equivocato. Quando si dice il problema non è Matteo Messina Denaro, non equivochiamo, non intendiamo dire che di fatto lui non rappresenti un problema, ma non rappresenta il problema. Molti operatori delle forze dell'ordine e della magistratura più volte hanno detto: non è che eliminando Matteo Messina Denaro avremo eliminato la mafia. Molti hanno già detto, abbiamo eliminato tanti altri capi e altri sono venuti fuori. Il vero problema è se noi riusciamo a togliere quell'humus dentro cui pesca l'organizzazione mafiosa, che è fatta di mentalità. Tu poco fa hai detto leggo subcultura, io non riesco a dire subcultura, perché c'è una cultura che è parallela o si inficia con un'altra, ma è una cultura di fatto. Come dire, l'osservatorio mio, che è quello dell'area penale, in carceri minorili, dove lavoro, non faccio il volontario lì, ma lavoro, a me fa impressione vedere e sentire ragazzi che inneggiano oggi a Messina Denaro, ma quando lavorava a Gela inneggiavano a Pitto Madonia, ma con sottolineature, ma veramente leggendarie e mitiche. Ma a Marsala, a me un mese fa, una donna compagna di un mafioso mi ha detto: voi dell'antimafia ce l'avete con i mafiosi, ma voi la verità è che non li conoscete, perché se tu conoscessi veramente dentro, nel cuore di mio marito, sapresti che lui è un, io pensavo, in che origine, e l'ha detto, Robin Hood, l'ha detto, è un Robin Hood, perché combatte i ricchi, combatte le strutture dello Stato a difesa, ma lo diceva convinto, lo diceva convinto. Allora, c'è bisogno di una saldatura tra l'antimafia, perdonate l'espressione, non so come dire diversamente, giudiziaria, e un'antimafia sociale. Cioè, se noi proviamo a pensare che c'è da essere un'antimafia giudiziaria che arresterà il capo dei capi attuale e avremo sconfitto la mafia, senza un'antimafia sociale che è fatta di una attenzione puntuale ai bisogni della gente, che è fatta di educazione per i ragazzi delle aree marginali, che è fatta di necessità di trovare lavoro, che è fatta ma anche di trovare dignità nelle persone che possono essere capaci di esprimere i loro sogni, i loro bisogni, insomma un'attenzione per chi non ha voce. Abbiamo fatto il giorno 26 di settembre, abbiamo commemorato Mauro Rostagno, la morte di Mauro Rostagno. Abbiamo fatto due giorni di manifestazione, due giorni che tu Lorenzo Ceri a Babbeggi. È stato incredibile, signori. Abbiamo fatto una giornata, la lettura di 3.000 pagine, no, non è che abbiamo letto una giornata a 3.000 pagine, abbiamo fatto la sintesi di una lettura di 3.000 pagine, di una sentenza, la sentenza Rostagno di primo grado, dove emergevano decine di episodi di depistaggio sufficienti ad aprire una riflessione, ad aprire un dibattito. L'indomani usciva fuori dai media, dalla stampa, anche se con poca enfasi, in realtà comunque si sapeva che al processo del senatore D'Alì usciva fuori De Gennaro che parlava di pressioni, insomma avevamo degli elementi su cui confrontarci e discutere. Cos'è che ha fatto notizia per tre giorni prima pagina? Il fatto che noi di Libera, insieme ai giornalisti articolo 21, abbiamo piantato un alberello di olivo al cimitero con la targhetta a Mauro Rostagno, e un familiare se ne lamentava. Ci sta, ma questo ha campeggiato per tre giorni sui media locali. Allora, non so se è strumentale, ma è certamente funzionale.
il fatto di dover puntare, poter puntare il dito sulle malefatte dell'antimafia. Non c'è dubbio che anche nelle nostre fila si annidino serpi. Non c'è dubbio che anche sul carrozzone di un'antimafia parolaia e di facciata si possano, possono saltare su persone che hanno interesse personale, per carriera, per politica e quant'altro. Ma accanto ai singoli episodi, accanto anche alle malefatte reali conclamate di taluni, non si può non pensare alle migliaia di giovani, di ragazzi, di uomini e donne impegnate quotidianamente nelle scuole, nei quartieri, nelle carceri e in altri luoghi dove si spendono per modificare quella cultura che farà sì che un domani, decapitato il Matteo Messina Denaro di Burro, farà sì che non sarà un altro Matteo Messina Denaro. In questa volta c'è giusto la dottoressa Pinciotti che vuole replicare subito. Così passiamo, stravolgiamo un po' la scaletta e passiamo la parola alla dottoressa. Prego. Io volevo replicare subito a Salvatore qui perché sono assolutamente d'accordo con lui su molte delle cose che ha detto. Su molte delle cose che ha detto, cioè, sull'antimafia parolaia che troppo affligge tutti noi e rende e minimizza la nostra azione, e soprattutto sul fatto che è una pia illusione ed è un fatto esclusivamente mediatico, è la convinzione che tratto in arresto il latitante Messina Denaro, la mafia sia finita. Questo è uno degli errori più marchiani che si possano commettere, forse una scusa che qualcuno vuole trovare per azzerare il problema definitivamente, ma non è così, non è assolutamente così. Io oggi non parlerò di Matteo Messina Denaro perché naturalmente me ne occupo e quindi non parlerò dei suoi processi, non parlerò delle sue protezioni, lo avevo già detto all'organizzatrice. Parlerò di legalità, di una legalità tra le cui righe forse c'è la risposta a quello che è la situazione attuale nella quale versiamo. Ecco. Al di là di Matteo Messina Denaro e delle sue indubbie protezioni, sulle quali non sto nemmeno a discutere, tanto sono scontate, sulle quali naturalmente si sta indagando a tutto campo. In questi ultimi 10 anni, forse di più, uno dei problemi che sui quali si è più incentrata la nostra attenzione, soprattutto in Sicilia, è stato appunto quello della legalità, dell'educazione alla legalità come uno dei rimedi più efficaci contro il sistema di iniquità che ha inquinato e continua ad inquinare il nostro paese. E a far riflettere questo problema, questa esigenza che sembra a noi assolutamente normale, in realtà costituisce una stranezza, un'anomalia, il problema dell'educazione e della legalità. Perché una stranezza?
Perché in altri paesi come l'Inghilterra, la Francia, la Germania, l'Austria, la Svizzera e via dicendo, a nessuno viene in mente di porsi il problema di come educare i giovani e i cittadini alla legalità. In quei paesi sta per scontato che il rispetto della legge sia il portato naturale della formazione etico-culturale dei cittadini e che quindi non sia affatto necessaria una formazione culturale specifica tematizzata sul valore della legalità. Perché in quei paesi la illegalità rientra nei limiti fisiologici e quasi ineliminabili di ogni società civile. L'illegalità in quei paesi è una questione che riguarda quote minoritarie della popolazione e tranne naturalmente alcune eccezioni, le vicende criminali stante la tipologia delle stesse, non fanno storia, restano vicende individuali. La questione criminale in quei paesi è dunque la semplice sommatoria di aritmetica dei reati consumati, un capitolo marginale e secondario delle storie nazionali, che non coinvolge la questione democratica e le dinamiche complessive della società. La questione criminale resta quindi un argomento che interessa solo gli studiosi specialisti del settore, criminologi, giuristi. In Italia, invece, l'educazione alla legalità è un problema sempre più avvertito, tale da meritare l'attenzione e l'impegno dei settori più sensibili delle istituzioni culturali. Questa anomalia italiana è, a mio avviso, il riflesso speculare di un'altra anomalia di fondo e strutturale del nostro paese. Nel panorama europeo l'Italia rappresenta infatti un'eccezione, un'anomalia, perché nel nostro paese la storia della criminalità è, a differenza che negli altri stati, inestricabilmente intrecciata con la storia nazionale, con la storia con la S maiuscola. In nessun paese europeo come in Italia si è infatti verificata dall'immediato dopoguerra ad oggi una sequenza così lunga e quasi ininterrotta di stragi, iniziare dalla strage di Portella della Ginestra, alla strage di Piazza Fontana, a quella di Colonia, di Brescia, e al treno Italicus, alle stragi del 93, o di progetti di tentativi di colpi di Stato, come il golpe borghese, il piano solo. Di delitti eccellenti, di morti misteriosi, come quella di Gaspare Pisciotta, carcere di Michele Sindona, sempre in carcere, di Mattei e via dicendo. Si tratta di un elenco lunghissimo che ci impegnerebbe per buona parte di questa serata. E sono tutte storie rimaste nel buio. Tutti questi avvenimenti hanno contrappuntato l'evoluzione della vita nazionale quasi come un doppio fondo scuro. Inoltre, in nessun altro paese si registra come
in Italia l'esistenza di criminalità sistemiche, così pervasive, profonde, trasversalmente innervate in tutte le componenti del sistema sociopolitico, quasi una forma criminale dell'agire di ampi comparti sociali. Basti pensare quanto alle forme più gravi, alle forme di criminalità organizzata di stampo mafioso, esplicitamente radicate in tutto il meridione, ma anche al fenomeno di Tangentopoli, alla corruzione che è esattamente l'altra faccia della medaglia della mafia, alla massoneria deviata, di cui questa provincia vanta antiche consuetudini. Se prendiamo in esame questa lunga serie di fatti criminali, quindi stragi, delitti eccellenti, corruzioni, ci rendiamo conto che hanno tutti o quasi tutti un unico comune denominatore. Non si tratta di manifestazioni di devianze di pochi isolati cittadini, ma di espressioni della criminalità, del potere. Questo dà già una risposta alle domande poste inizialmente. Credo che nessuno possa mettere in dubbio oggi che, per esempio, la strage di Portella della Ginestra, nella quale furono falcidiati sotto la presa. Mi sentite lo stesso? Dico, nessuno può mettere in dubbio, per esempio, che la strage di Portella della Ginestra, nella quale furono consigliate decine di contadini, fu eseguita dal bandito Giuliano per ordine di mandanti eccellenti, che poi lui stesso e il suo complice Gaspare Pisciotta furono uccisi per tappare loro la bocca ed impedire di rivelare i nomi di chi aveva voluto quella strage. E ancora nel processo per la strage di Bologna e in altri processi per stragi sono emersi e a volte sono stati accertati con chiarezza i depistaggi delle indagini posti in essere da esponenti dei servizi segreti e le coperture offerte ad alto livello agli esecutori materiali. E potremmo proseguire a lungo, potremmo parlare anche di disastro di Ustica e così via dicendo. Dunque, a meno di non voler rimuovere la storia e la realtà, dobbiamo concludere che, come dicevo, questi fatti criminosi sono stati non certo opera di pochi esaltati, di mostri, ma piuttosto di che i colpevoli siano stati gli esecutori, le pedine di quello che Giovanni Falcone chiamava il gioco grande, cioè il gioco del potere, che pur di raggiungere i suoi scopi non si ferma dinanzi a nulla. Siamo stati, in altri termini, terminali di strutture di potere complesse e antidemocratiche, espressione di alcuni settori della classe dirigente. Ciò vuol dire che in Italia la questione criminale e la questione democratica sono state e sono strettamente connesse.
E se così è, ci muoviamo ad un livello tale di, che supera il limitato orizzonte della giurisdizione penale e coinvolge l'intera compagine statale, tutta la società, tutta. Questo è uno dei motivi per cui la questione giustizia è diventata in questi ultimi anni un terreno di conflittualità rovente, sociopolitica, che ha determinato una fibrillazione dell'intero sistema politico. Ma questo è solo il primo indice dell'anomalia italiana, della quale parlavo all'inizio, che fa la differenza rispetto agli altri stati europei. Abbiamo altri indici significativi di questa anomalia che meritano qualche riflessione e che danno, se ci pensate, altre risposte. Ad esempio, il fenomeno della corruzione ha evidenziato come nel nostro paese esista una illegalità di massa che coinvolge ampi settori della classe dirigente e della borghesia. Per avere una misura, e questo, per questo vorrei che ci fossero dei ragazzi, per far loro capire che cosa significa l'intervento della mafia, per esempio, nel settore degli appalti, della mafia che fa lavorare, della mafia che dà lavoro, della mafia che ti consente di guadagnare. Per avere, dicevo, una misura di questo fenomeno, basta pensare che al numero di persone che vengono coinvolte nella illecita manipolazione di una singola gara di appalto pubblica. Intanto esiste un accordo illecito preventivo in base al quale il singolo appalto è predestinato ad una determinata impresa. Questo accordo coinvolge uno o più politici e pubblici amministratori e i titolari dell'impresa predestinata. A loro volta i titolari dell'impresa predestinata, per aggiudicarsi l'appalto, devono raggiungere un accordo illecito con i titolari delle altre imprese, talora anche 20, 30, chiamate a partecipare alle gare. Nella fisiologica patologia del sistema, i titolari di queste imprese aderiscono all'accordo fornendo offerte di appoggio che consentono naturalmente il pilotaggio della gara. Sono meccanismi, credo, che conosciamo tutti. Questi imprenditori, presso il loro consenso, il cosiddetto PAS, perché nel sistema spartitorio generale degli appalti, hanno a loro volta acquisito in tal modo il titolo per richiedere il ricambio del favore in altri appalti di loro interesse. E se qualcuno non aderisce all'accordo generale, entrano in campo altri soggetti, pubblici amministratori che per esempio tolgono dalla documentazione presentata dall'imprenditore renitente qualche documento essenziale, escludendolo così dalla gara, oppure amici degli amici, non ha importanza, che contattano un imprenditore renitente, gli fanno le classiche proposte che non si possono rifiutare. Ma le cose non finiscono qui, perché l'imprenditore aggiudicatario deve giustificare contabilmente l'esborso della cifra dovuta per il pagamento della tangente ai politici. E quindi è necessario coinvolgere altri imprenditori, fornitori di materie prime e di servizi.
i quali rilasciano fatture false per operazioni inesistenti, creando così la classificazione contabile dell'esborso della somma di titoli tangenti. E non finisce qui, perché l'imprenditore aggiudicatario, per recuperare il costo della tangente versata e quindi il proprio margine di profitto, utilizza materiale scadente, diverso da quello previsto nel capitolato d'appalto, per esempio tubi o di diametro inferiore a quello previsto, o asfalto di consistenza minore. Abbiamo visto l'effetto di tutto questo nelle strade siciliane. Quindi ogni gara d'appalto pilotata praticamente coinvolge nell'illecito dalle 10 alle 50 persone in media. Se moltiplichiamo queste persone per 1000, per 10.000, per 100.000 gare di appalto, ci troviamo di fronte ad una folla, a un popolo, ad ampi settori della società civile. Società civile di colletti bianchi, di persone scolarizzate e acculturate, politici, amministratori, impiegati, liberi professionisti, imprenditori. 100.000 reati costituiscono un problema giudiziario. 200.000 reati diventano un problema politico. Potremmo dire quindi che, a parte il problema dell'educazione, dell'alfabetizzazione alla legalità, esiste il problema dell'analfabetismo di ritorno, attivato dalla stessa società civile e dalla società politica. Il corpo sociale e l'apparato politico lasciano segnali e lanciano segnali contraddittori, perché per un verso predica legalità e per altro verso tollera l'illegalità e trova un modo di convivere. Rientra, io credo, nell'esperienza di tutti noi, e la psicologia dell'infanzia lo ha sempre evidenziato, come siano dirompenti gli effetti che nella strutturazione della identità del bambino hanno i messaggi educativi e gli stimoli contraddittori. Effetti che creano personalità insicure, fragili, ambivalenti. Possiamo sicuramente dire che anche negli adulti la sottoposizione continua a stimoli di messaggi contraddittori può aprire spazi di crisi di identità, alimentare fragilità che portano poi a meccanismi di omologazione comportamentale. Per esempio nel campo dell'imprenditoria. Per quanto tempo riuscirà a resistere un imprenditore che rifiuta di aderire al meccanismo spartitorio degli appalti? E per questo motivo viene sistematicamente penalizzato al punto da trovarsi nell'alternativa di dover ripudiare la sua cultura della legalità, di adeguarsi o di rischiare di dover chiudere l'impresa e emigrare. E a proposito di messaggi contraddittori, che dire di questo poderoso processo di delegittimazione posto in atto da decenni ormai contro i magistrati che hanno osato fare fino in fondo il loro dovere esercitando il loro controllo di legalità?
So che oggi questo non è un argomento di grande presa, vorrei però dire che quello che sta succedendo e che può sembrare sconvolgente, e lo è per tutti noi, è un fatto che viene perseguito da magistrati e che dei magistrati quindi vengono indagati da altri magistrati. Questo basta per fare capire il sistema di controllo che una buona, sana magistratura riesce a dimostrare. Parlando della borghesia mafiosa, un argomento molto scabroso che non si può affrontare in questa sede per ragioni di tempo, dobbiamo però dire che le indagini effettuate in questi ultimi decenni hanno inequivocabilmente dimostrato che il numero delle persone appartenenti alla borghesia a vario titolo coinvolte nelle vicende di mafia è talmente elevato da avere l'impressione di un vero e proprio blocco sociale, di trovarsi dinanzi ad una delle assi portanti del sistema mafioso. Proviamo ora a fare un primo bilancio, a formulare una prima diagnosi sulla base dei pochi parametri che vi ho segnalato. Mentre in altri paesi il problema della illegalità, tranne eccezioni statisticamente irrilevanti, riguarda soprattutto soggetti appartenenti alla fase meno acculturata della società e denuncia quindi il parziale processo il parziale fallimento dei processi di scolarizzazione e di socializzazione primaria nei confronti di tali soggetti. In Italia il problema della devianza dei soggetti che vivono in sacche di emarginazione e di sottosviluppo culturale si somma al problema di una grave illegalità di massa che riguarda soggetti acculturati appartenenti alla classe dirigente, professionale, impiegatizia, imprenditoriale e in genere della borghesia, soggetti scolarizzati appartenenti alla società civile, pienamente integrati, appartenenti a quella società che esprime poi quelli che sono gli educatori. Qualche anno fa, ricorderete, è stata inflitta a un parlamentare europeo in carica, l'onorevole Forlani, una condanna a 2 anni, a qualche mese di detenzione, e lui ha chiesto di ottenere l'affidamento ai servizi sociali. La stessa cosa si è ripetuta di recente con altri politici ancora più noti. È veramente un paradosso. Un parlamentare in carica viene affidato alle cure di un assistente sociale che ha provveduto alla rieducazione, alla legalità di soggetti in politica da decenni, eletti con migliaia di voti e che in quanto parlamentari sono legislatori, creatori delle leggi e tutori della legalità. E non si tratta di un caso isolato, come sapete. Il problema allora diviene drammatico. Chi
evoca chi? Chi sono gli educatori? Chi sono gli educandi? Potremmo spingerci a dire che una parte della società civile borghese dovrebbe educare un'altra parte della società civile borghese? Io direi che possiamo senz'altro affermare che il problema dell'educazione alla legalità non riguarda solo i brutti, sporchi e cattivi, gli immigrati, i mostri, i tagliagole e tutti quei soggetti sui quali tutti noi, spesso con atteggiamento inconsciamente autoassolutorio, proiettiamo il male canalizzandolo all'esterno, ma è anche e soprattutto un grande affare di famiglia della borghesia italiana. Quanto è responsabile un bambino, ragazzo e poi uomo, cresciuto in zone degradate, in quartieri dormitorio, è divenuto poi ladro, rapinatore, mafioso? E quanto sono responsabili i pubblici amministratori, gli imprenditori, i professionisti, che senza mai sporcarsi le mani, senza mai puntare le armi per una rapina, hanno rapinato in guanti gialli il futuro e la vita di questi giovani? Sì, delle migliaia di miliardi pubblici che erano stati destinati a creare le condizioni di una società migliore e solidale. Ecco, se dovessi spiegare ad un ragazzo il disvalore dei reati contro la pubblica amministrazione, dei reati di corruzione in generale, gli spiegherei che coloro che commettono questi reati, così come coloro che commettono reati di mafia, gli stanno rubando la vita, il futuro. Gli stanno privando della possibilità di avere una sanità decente se si ammala, di scuole decorose ed efficienti per la sua educazione, di parchi pubblici, piscine, palestre dove trascorrere il suo tempo libero, di un posto di lavoro da conquistare senza bisogno di raccomandazioni e senza dover contrarre obblighi nei confronti di nessuno. La violenza non è solo quella fisica, quella che si manifesta nel furto, nella rapina, è anche quella sottile che si realizza nel privare gli altri di chance di vita e di crescita. Ed ogni violenza somministrata è una cambiale che prima o poi viene in scadenza e che viene e ti viene restituita. Se queste scarne linee di ragionamento hanno un senso, dobbiamo realisticamente prendere atto che le nostre culture madri hanno fallito. E hanno fallito perché ci troviamo di fronte a migliaia e migliaia di persone nei cui confronti la cultura fornita dal sistema scolastico e da altre istituzioni non ha funzionato e non funziona, come in altri paesi europei, come sistema di anticorpo alla illegalità. Ed è un fallimento che non riguarda solo la cultura laica, ma anche quella cattolica. E a questo riguardo vorrei ricordare che i mafiosi e i parenti dei mafiosi sono fervidi, ferventi cattolici. E appena il caso di ricordare Santa Paola, gli Allievi, i Bagarella, il Pennino, che dopo un omicidio andava in chiesa a chiedere perdono a Dio, ma purtroppo doveva farlo.
Allora, com'è possibile che vittime e carnefici premino lo stesso Dio e che gli uni e gli altri siano in pace con se stessi? Allora il problema non è più l'esistenza di Dio, ma è il rapporto che l'uomo stabilisce con Dio. E questo rapporto è mediato dalla sua cultura. Ciascuno costruisce Dio a immagine e somiglianza della propria cultura. Una cultura che per un verso esprime Padre Puglisi, esprime Luigi Ciotti ed altri sacerdoti impegnati in prima fila nella lotta contro la cultura mafiosa. E per altro verso, esprime sacerdoti che a volte provengono dagli stessi ambienti mafiosi che dovrebbero redimere e della cui cultura sono invece imbevuti. Ecco, come vedete, la linea di confine tra noi e loro, che se ne possa pensare, anche se è duro da da realizzare, tra i cittadini che hanno la cultura della legalità e quelli che invece hanno la cultura della illegalità, non è una linea esterna al circuito istituzionale. Linea, ma esterna quindi ad una società acculturata, ma esterna al circuito religioso, ma è una linea interna che percorre trasversalmente tutte le società e in tutte le sue componenti. Questa assunzione di consapevolezza, a mio avviso, costituisce un imprescindibile punto di partenza di qualsiasi riflessione produttiva sul tema della educazione alla legalità. No, non è che io sia votata al pessimismo e che ve lo voglia comunicare, assolutamente, perché la mia vita, prima ancora che le mie parole testimoniano come io non sia per nulla rassegnata e anzi, se mi consentite l'espressione forse un po' forte, sia nel mio piccolo una combattente della legalità, ma sono convinta che per agire bisogna conoscere e per conoscere il pensiero deve essere lucido e affondare il bisturi nell'analisi rigorosa dei fatti. La rimozione della realtà determina errori di diagnosi sulla realtà medesima, rende improduttivo l'agire possibile. Un dittatore latinoamericano diceva: la memoria è sovversiva. Io credo che quel dittatore avesse veramente ragione. Conservare la memoria, quando la memoria è piena di scheletri negli armadi, che in tutti i modi si vorrebbe cancellare. Rimuovere, quando la memoria del passato è un indice puntato contro le responsabilità del presente, che sembra destinato a replicare il passato, è oggi più che mai sovversivo. La mia forte preoccupazione oggi è questa. Noi stiamo attraversando un periodo storico delicatissimo per la cultura della legalità. È come se si stesse tornando ad una cultura delle tribù. Le tribù che
sono, come dire, le cellule primarie della mafia, se vogliamo. Nella crisi delle grandi strutture di senso collettivo è forte il pericolo di un ritorno al popolo delle tribù, quindi ad un totale distacco ancora una volta dallo Stato. E da uno Stato nel quale spesso è difficile credere, lo dice una rappresentante dello Stato. E il ritorno al popolo delle tribù può seguire può segnare una fase di ulteriore involuzione di quella fragile cultura della legalità che in questi ultimi anni, al prezzo di tanti sacrifici, abbiamo costruito. Il compito che attende ognuno di noi, quindi ciascuno nelle loro proprie postazioni sociali e nel proprio ruolo, è oggi difficile, delicatissimo. È iniziata una lunga stagione della resistenza. Io credo che il compito di ognuno di noi per un processo di ristabilizzazione delle regole sia quello di costituire un argine, divenire punti di resistenza personale per far crescere ancora quel poco di cultura della legalità che abbiamo conquistato. Sento una televisione. Occorre ripartire dal basso, non dimenticando mai quella massima della cultura siciliana che dice un uomo fa un altro uomo e quindi non bisogna chiudersi in tribù. Sia il nostro compito ancora quello di spezzare, disarticolare la catena di trasmissione della cultura di quello che molti chiamano femminismo morale, anticamera della doppia morale, incubazione della cultura della doppia legalità, alimentare la dilatazione del pericolo di tribù sociale di riferimento, noi costruire un noi sociale sempre più ampio, in grado di incorporare come parte costitutiva del sé porzioni sempre più ampie del mondo e dell'umanità. Vi ringrazio. La dottoressa, di fatto cambiando in corsa la scaletta, lei non ha risposto di aver fatto una domanda ovviamente sul livello alto di cui aveva parlato, però è trapelato questo livello alto all'interno del suo discorso che protegge Matteo Messina Denaro. E visto che lei ha detto che bisogna partire dal basso, adesso vorrei partire dalla cittadinanza, dare la parola a Nicola Mezzapelle, che è presidente dell'Associazione Socioculturale di Salemi, pieno impastato. Allora Nicola, tra gli obiettivi della vostra associazione c'è anche quello che riguarda l'educazione alla legalità e la trasmissione di una cultura dell'antimafia. Che io ti chiedo, come si costruisce una cultura dell'antimafia in una città come questa, che ha avuto come sindaco Vittorio Sgarbi, capace di dire che per lui a Salemi la mafia non esisteva? Come si può? Intanto buonasera, ne approfitto per iniziare proprio con ringraziare l'assessore, l'amministrazione e gli organizzatori di questo incontro, proprio perché a Salemi c'è bisogno di parlare di mafia. La nostra associazione nasce da questo bisogno. C'è bisogno di parlare di mafia sia perché, come dicevi tu, si è fatto propaganda dicendo che la mafia fosse un fossile da mettere in un museo, perché si è detto che la mafia non esisteva. C'è bisogno di parlare di mafia perché, nonostante per fortuna in questo paese ci siano diversi insegnanti che parlano di mafia, diverse associazioni, penso agli scout, l'associazione giovani di Salemi e tanti cittadini che si adoperano per parlarne, però
Giustamente mi viene da dire, perché siamo in Sicilia, la mentalità ancora è vecchia, siamo in un paese dove se nomini quello che è stato arrestato ieri o il tizio X, l'imprenditore X, ti dicono shh, abbassa la voce, però magari ci sentono. Siamo in un paese dove, per fare un altro esempio, quando andavo al liceo volevamo fare delle magliettine per la giornata della legalità e volendo scrivere la mafia è una montagna di merda, mi sono sentito dire dalla mia compagna, dai, però non esageriamo. Perché giustamente poi neppure una città piccola, quindi è facile magari che ti trovi a casa uno che l'indomani poi verrà arrestato, quindi ti viene difficile pensare che tuo padre possa mangiare insieme a un sacchettino di merda, permettetemi di dire. Noi siamo convinti che la mafia verrà sconfitta, però potrà essere sconfitta, come dice Di Matteo, solamente con un movimento dal basso, solamente con una rivoluzione culturale, perché i magistrati, le istituzioni, nonostante gli sforzi, senza di noi, senza il nostro contributo, non riusciranno mai a sconfiggere la mafia. Perché dobbiamo essere noi ad abbandonare l'apatia, metterci in gioco e fare la nostra parte per creare una società migliore dove non ci sia posto per questi vigliacchi e quindi si possano sciogliere automaticamente quegli intrecci che ci sono tra mafia, politica, massoneria, parti dello Stato e quindi creare una società dove non ci sia posto proprio per questi vigliacchi. Quindi il mio invito è quello di appunto interessarsi tutti in prima persona di tutti i problemi di questa società. Noi per esempio il 31 ottobre saremo presenti a Marsala per una manifestazione contro la guerra, perché non è possibile che lo Stato voglia impiegare il 2% del nostro PIL, 40 miliardi, per fare la guerra. E poi ci ritroviamo in una Sicilia dove non ci sono treni, fanno pena, la gente respira veleni, penso a Genova, penso all'Licata, o si parla, anziché parlare di energie rinnovabili, si parli di trivellazioni. Non è possibile che non ci sia la libertà di muoversi perché per interessi appunto di guerra la nostra Sicilia stia diventando la portaerei del Mediterraneo, quindi penso a Birgi, penso al sistema MOS. Gli americani hanno potuto prenderci un terreno, fare quello che volevano, mettere un sistema che ci fa malissimo alla salute e inoltre sono liberi di far lavorare là dentro un'azienda che non ha certificati antimafia. Sigonella sta diventando la capitale dei droni, siamo il settimo paese dove, per produzione di armi, quindi vogliamo che la società sia più attenta anche quando lo Stato sbaglia, anche quando lo Stato fa tagli alla sanità e alla scuola e invece vuole aumentare le spese militari. Con 40 miliardi, pensate quante cose si potrebbero fare anziché andare in giro per il mondo a fare sempre le guerre che ci impongono di fare. Bisognerebbe anche rispettare la nostra Costituzione. Voglio chiudere con le parole di Mauro Rostagno. Mauro Rostagno diceva: noi non dobbiamo trovare un posto in questa società, ma dobbiamo creare una società in cui valga la pena di trovare un posto. Quindi, se mettiamo da parte un po' il nostro egoismo, e chiunque faccia del suo per creare una società in cui veramente valga la pena di trovare un posto, allora forse la mafia automaticamente verrà sconfitta è questo. Grazie. Sicuramente il cambio c'è stato già da quello che vediamo subito da un nuovo sindaco che promuove un incontro come questo, che ha battuto Vittorio Sgarbi, e quindi c'è già un primo, diciamo, passo che si sta facendo, questo è fondamentale. Mi è arrivata una segnalazione che ci è arrivato un saluto dall'assessore della salute Baldo Bucciardi, che per motivi istituzionali non è presente. Ecco, adesso vorrei affrontare col collega Rino Giacalone, uno dei massimi esperti della Cosa Nostra Trapanese e di tutti i suoi legami esterni. Vorrei fare una riflessione proprio sul ruolo dell'informazione. Allora, abbiamo visto le aspre polemiche sollevate dai legali del senatore Antonio Dalì a seguito dell'articolo del venerdì di Repubblica in merito alle coperture di Messina Denaro e ai possibili collegamenti con te. A valor del vero c'è da dire che il processo è abbreviato a carico del senatore Dalì,
nel concorso esterno della situazione mafiosa si è conclusa nel 2013 con una prescrizione per le imputazioni fino al 94 e con un'assoluzione per quelle successive a quel periodo. Detto questo, secondo la Procura Generale di Palermo, che sta celebrando il processo di appello a carico del politico trapanese, Dalì avrebbe invece contribuito fattivamente al sostegno e al rafforzamento dei Cosa Nostra. E per il PG Nico Gozzo, Dalì avrebbe voluto il trasferimento dell'ex prefetto di Trapani, Fulvio Sodano, e dell'allora capo della squadra mobile, Giuseppe Linares di Trapani. Ecco, i legali del senatore Forza Italia hanno negato fortemente queste circostanze, ribadendo che lo stesso Dalì è una vittima della mafia. E in merito alle accuse di aver fatto trasferire Linares, hanno ribadito l'assoluta correttezza e stretta ai fatti del Dalì, ritenendo gravemente fuorviante ogni notizia di stampa diversa dalle risultanze degli atti processuali. Allora, Rino, le recenti cronache giudiziarie parlano del vicepresidente di Unicredit che, secondo gli inquirenti, attraverso l'imprenditore trapanese Andrea Bulgarella, avrebbe favorito gli interessi di Matteo Scatenari. Ovviamente siamo appena agli inizi del tutto da accertare, ma partendo da questo dato vorrei che ci spiegassi il ruolo e la responsabilità dell'informazione in questa terra, la terra in sede. Buonasera. Chissà perché mentre... No, davvero chissà perché mentre mi introducevi a me è venuta l'immagine di un film che a me piace tantissimo ed è Benvenuto al Sud, quando la moglie del direttore delle poste scopre di essere ingannata, affronta il marito, gli dice: è vero che siamo a Castellabate, è vero che qua è, e gli asini volano. E a me viene da dire, e gli asini volano, quando leggo delle dichiarazioni del senatore Dalì, che dice che lui in fin dei conti, in quel periodo preciso, quando faceva il sottosegretario all'interno, si preoccupava perché il dottor Inazio facesse la migliore carriera possibile, il prefetto Sodano conquistasse chissà quale prefettura, e magari il sottoscritto diventasse il vice direttore del giornale col quale allora lavorava alla Sicilia. E gli asini volano. Perché la storia che abbiamo di Inazio, che certamente non è la storia giudiziaria, c'è un processo in corso, ci sono valutazioni che si stanno facendo, ma credo che non solo come giornalisti ma anche come cittadini dovremmo parlare di storia, perché intanto in questa storia ci sono già sentenze che sono state scritte che riguardano il cerchio magico del senatore Dalì, le condanne di imprenditori, sequestri e confische ad altri imprenditori, la Coppa America del 2005 che divenne il primo circo mediatico della protezione civile, che non è, come qualcuno racconta, è stata la Maddalena o è stato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi che incarica la protezione civile di diventare la macchina organizzatrice dei grandi eventi, è stato fatto per la prima volta in Italia per la Coppa America, per le gare di Coppa America a Trapani. È storia. Non sono i racconti di un giornalista che vede la mafia ovunque e ovunque Cosa Nostra. È storia. È storia e mi rendo conto che non tutti la conoscono, perché purtroppo noi giornalisti abbiamo grandissime responsabilità di non avere mai raccontato forse in pieno quello dei quali sono stati testimoni. La legge Bavaglio in Italia, dico sempre, in provincia di Trapani c'è senza bisogno della legge, perché in provincia di Trapani il Bavaglio c'è chi se l'è messo, c'è chi se l'è fatto mettere per quieto vivere, per contraccambio. E quindi i cittadini certamente non tutto possono sapere. Però, io a Dio, ci sono le organizzazioni. C'è Libera, ci sono le agende rosse, ci sono i volontari che girano per le scuole, incontrano i ragazzi, c'è questa bellissima donna che qua a fianco a me
che con lo sport ha fatto una linea di impegno contro la mafia. Eppure accade quello che ha detto Salvatore, non lo ripeto, che ci sono giornalisti che per primi scrivono che siamo, che sono i professionisti dell'antimafia in questa terra, perché vedete, questa è una terra particolare. Io ho stravolto tutto. Io volevo iniziare il mio intervento leggendovi, non ve lo leggo, vi invito a cercarlo su internet, è un articolo del 1981, compare sulla rivista di Pippo Favre, siciliano, racconta di Trapani. Potrei scriverlo domani mattina, preciso, identico, non è cambiato assolutamente nulla. La massoneria dalla quale faceva riferimento la dottoressa Principale non ha alzato bandiera bianca, c'è, continua a cercare di entrare dentro i palazzi di giustizia come faceva le Isole 2, figuratevi, nella gente che fu sequestrata al gran maestro della Isole 2, il professore Gianni Grimaldo, c'erano appunti che riguardavano fascicoli giudiziari che aveva il dottore Giovanni Falcone, cioè non ne aveva l'ultimo dei giudici e dei magistrati, quantunque si può parlare di ultimo dei magistrati e dei giudici, erano fascicoli giudiziari del dottore Giovanni Falcone. Questa massoneria continua ad essere presente in questo territorio, continua ad essere forte. Io speravo stasera di uscire col pezzo, la dottoressa Principato fa i nomi dei progettori, il mio papà dire una Ferrari. Aveva sentito il giornale che parlo di scrivere la stampa dicendo guardate che domani un pezzo grosso lo facciamo perché la dottoressa Principato partecipa. Ovviamente è uno scherzo, perché io penso che non c'è un solo, non c'è una persona, non c'è un nome, non c'è un cognome, quelle sono le responsabilità giudiziarie che vanno certamente attribuite e sono sicuro che verranno attribuite senza l'applauso di questa società. Questo è il fatto grave. Perché quando saranno individuati i nomi, l'applauso da parte di questa società civile non c'è. Perché in questa società civile purtroppo continuano a passare altri messaggi. Io penso che c'è un sistema che protegge Messina Denaro. E la penso come, ora non criticate perché non sono bravissimo nella lingua inglese, ma Stig Larsson, che era uno scrittore svedese, morto nel 2004, che ha scritto una frase secondo me bellissima. Esistono solo diverse gradi di responsabilità. Scusatemi, non esistono innocenti, esistono solo diversi gradi di responsabilità. Ed è la nostra storia. Nessuno di noi, io per primo non sono innocente. Ho la mia responsabilità da giornalista di non avere forse scritto fino in fondo tutto quello che andava scritto. E me le metto tutte assieme le responsabilità che ci sono, che abbiamo noi giornalisti di questo. Di questo territorio. Trapani è la Trapani che negava la mafia davanti ai gemellini di Pizzolungo strappati dal Tridoro. E dimentichiamo che quel Tridoro, comparso a Pizzolungo nel 2085, era lo stesso tritolo che è comparso a Baldisandro nel dicembre dell'84, è lo stesso tritolo che compare a Laura nell'89, è lo stesso tritolo che compare in Via D'Amelio nel 92. Ci rendiamo conto di quale filo rosso, di quale filo pericoloso, di quale filo insanguinato attraversa questa provincia? Ce ne rendiamo conto, apriamo gli occhi sulla legalità. D'accordo, parliamo di legalità a scuola. Poi dovremmo spiegare ai ragazzi quale legalità si difende, perché se difendiamo la legalità che Totò Riina è capo mafia per sempre e che la dottoressa Principato quando fa 8 anni, per dire la dottoressa Principato cerca Messina Denaro, che 8 anni non gli valgono, ma un magistrato che fa procura antimafia, quando arriva a 8 anni scade, come il latte, come le piascine. Come lo yogurt? Sono degli yogurt, non se ne sono resi conto, ma sono degli yogurt, 8 anni scadono.
E allora quando il Presidente della Commissione Antimafia dell'epoca Violante diceva ad una mafia organizzata bisogna corrispondere con lo Stato organizzato, e lo diceva nel 1980, nel 2015 non è cambiato nulla. Perché saremmo sennò costretti a spiegare ai ragazzi che difendiamo la legalità in nome della quale le intercettazioni, dopo 3 mesi bisogna interromperle. Dovremmo spiegare ai ragazzi che siamo dinanzi a tentativi di mettere il bavaglio alla stampa dicendo non possiamo raccontare dei processi fino a quando non diventano definitivi. Difendiamo questa, dobbiamo spiegare ai ragazzi cos'è la legalità, quale legalità dobbiamo difendere, ma soprattutto, lo ripeto Salvatore, dobbiamo fare i corsi di formazione per gli adulti e non adulti per imparare a indignarci. È la cosa che ci manca. Dobbiamo per esempio dire in questa terra che noi, i magistrati, poliziotti, carabinieri, finanzieri, trasferiti perché sono diventati troppo bravi da mandarli a combattere altre mafie, non ne vogliamo più sentire. Noi abbiamo in questa terra, e magari qualcuno dirà ecco il solo Zanoni che fa il portavoce dei poliziotti e dei magistrati, meglio fare il portavoce dei magistrati e poliziotti che non di Vittorio Sgarbi. E noi abbiamo in questa terra magistrati e investigatori che se sentono per 3 secondi due persone parlare al telefono, parlare in una stanza, riescono a capire perfettamente di cosa, di come e cosa sta succedendo. Allora noi questi poliziotti, questi carabinieri, questi finanzieri, questi investigatori, noi vogliamo che in questa terra facciano carriera, restino qui, e se un giorno dovesse accadere che qualcuno venga mandato via, credo che assieme Salvatore, dovremmo alzare la voce e dire che diversamente qui non ne vogliamo più sentire parlare, perché sennò poi contendiamo sempre lo stesso personaggio di prima, che non è l'unico senatore D'Alì. Non è l'unico per scritto, non è l'unico che ha fatto la campagna qua nel 94 facendo i favori a Messina Denaro, perché in più di volte questa sentenza tanto discussa, una cosa l'ha detto, nel 1994 il senatore D'Alì dava gli assegni per il suo terreno di contatto a Zangara a Matteo Messina Denaro mentre si preparava la campagna elettorale, e fu la sua prima candidatura alle elezioni. Ma di per scritto abbiamo l'onorevole Pellegrino, di personaggi politici che non hanno rispettato, come dice l'amico mio Andrea Rondola, la distanza di scelta dalla mafia, ne abbiamo tanti. Paolo Ruggidello. La vicenda Bucarella, sulla quale tu mi sollecitavi a parlare, io non lo so se davvero lì dentro c'è la mafia o non c'è la mafia. Voglio essere garantista da questo punto di vista. Ma chi ha letto quelle carte? Quelle carte sono su internet. Milano Finanza le ha pubblicate lo stesso giorno della notifica del provvedimento. Quindi è inutile che i legali, gli uffici stampa si battano, sono i giornalisti che hanno le notizie. No, io l'ordinanza l'ho preso da Milano Finanza. L'ha pubblicato Milano Finanza. Un giornale che di solito non fa cronaca, ma ovviamente con Palenzona di mezzo ha dovuto fare cronaca. Se leggete quelle 40 pagine, il cuccio della mafia lo si sente. Birga, Coppola, la cassa istruzia vicina. Ai miei amici giornalisti dico, ma perché quando parlate dei beni confiscati non raccontate la storia della cassa istruzia vicina? Vi dà fastidio sentire dire di un'impresa che è diventata, che è uscita con la controllo mafioso, di un'impresa libera. Vi dà fastidio. Vi dà fastidio raccontare la storia del prefetto Sodano. E così come potremmo raccontare tantissime altre imprese che si sono salvate. La storia del Bulgarella, che è storia che nasce con la Costituzione vicina e continua con la Costituzione vicina, è una storia che il puzzo della mafia lo senti. E però, volendo tornare a dire che può non esserci, allora lì dentro ci vedo. Vabbè, la mafia, massoneria. E permettetemi di dire una cosa,
Marchetta. E questa è l'impresa che noi dobbiamo difendere, questa è l'impresa per la quale ci stracciamo le vesti, un imprenditore che faceva le marchette, che aveva il suo cerchio magico nel mondo dell'informazione, locale e non locale, che faceva il bello e il cattivo tempo, che scriveva a un questore, prima di lei, dottor Agricola, che si lamentava che veniva guardato male qui, perché lui a Pisa camminava con i prefetti e i questori a braccetto. Vorrei conoscerlo. E qui invece non aveva, non poteva avere spazio, poteva avere territorio. Nella stagione, se era un imprenditore che faceva la rivolta a Cosa Nostra nella stagione di rivoluzione, Giacomo Industria doveva far parte di quelle, ma lui non faceva parte, perché lui, come ragazzo Mazzola, disse che lui, qui a casa, il peso della matta non l'aveva mai sentito. E che gli altri erano tutti visionari ancora. Vedi Lorenzo, io adesso mi piglio l'arrabbiatura dell'amica mia Roberta Carrani di Agente Rossa, perché io dico, io non mi sento distante da Salvatore Lupo e dal professor Fiandaco. Sono circondato. Perché vedi, io sono convinto che la mafia non ha vinto, ma noi stiamo disputando una partita dove lo Stato è in vantaggio e la mafia, come nella migliore tradizione calcistica, la squadra che perde sta tentando di infiltrare i suoi giocatori in una squadra avversaria. E questo è quello che sta accadendo. E questo Stato sta calando le difese. Questo Stato, questo Parlamento, questo Governo sta calando le difese. E la società civile, che è stanca sempre di sentir parlare di mafia come emergenza, quasi quasi tira un sospiro di sollievo. La mafia non è un'emergenza, la mafia è un problema ordinario da affrontare ogni giorno. Non è un'emergenza, è un fatto nostro, quotidiano, che fa parte, che deve far parte della nostra quotidianità. Perché la mafia ce la possiamo trovare dentro un consiglio comunale. Io ho visto una foto l'altro giorno del consigliere comunale di Castelvetrano Giambalgo messo in prima fila, cravatta e giacca, pronto a stringere la mano a messo all'interno, ed era quello che diceva che se vedeva la polizia ferma, non lo diceva 20 anni fa, l'altro ieri, che se vedeva la polizia ferma e c'era Messina che camminava a piedi, meschino, non camminava a piedi, lui solo per la macchina rischiando 100 anni di carcere. Ed era lì a stringere la mano al ministro dell'interno. Giovanni Savalle, quello del quale si parla in questa indagine su Bulgarella, era lì anche lui in prima fila, perché c'è una politica che si fa corteggiare da questi soggetti, ed è una politica che non ci serve più, che va mandata via, che va allontanata, va cambiata. No, non funzionano questi politici. Mentre Pelle ricordava Mauro Rostagno, l'ho ricordato anche Salvatore Inguì. Tu dimmi dove è scritta la sentenza Rostagno e le motivazioni della sentenza Rostagno, quale giornale ha pubblicato? Nessuno. Ma non perché sono 3.000 pagine, sono difficili da fare una sintesi facilissima. Come? No, per la verità io ho scritto che secondo il giudice, secondo il giudice da lì faceva parte della mafia nel 94, poi ha fatto il sottosegretario all'interno dal 2001 al 2005, è come se fosse entrato in una comunità di recupero e si è recuperato. La sentenza scrive questo. No, non è stata scritta perché ieri sera doveva andare in onda a sabato sera, doveva andare in onda lo speciale su Messina Denaro fatto al TG2, non è andato perché c'è l'emergenza a Gerusalemme, come se Gerusalemme il problema sia da ora, è slitta. Carlo Lucarelli, per mandare in onda la sua famosa puntata di Brunotte di Calatrame, ha dovuto attendere 4 anni, è stata negli archivi RAI per 4 anni quella trasmissione. Per fortuna l'anno scorso ha preso diretta la trasmissione
questo denaro che hanno fatto fare, gli hanno fatto fare subito. Vedi, e arrivo al problema di oggi, parlando di Rostagna, vedi qual è il problema oggi del giornalismo? È che non siamo più qui a raccontare i processi in corso di assise per le ammazzatine varie tra mafiosi. Quando si diceva nelle case, vabbè, si ammazzano già inne. Oggi dobbiamo raccontare un'altra lotta alla mafia. Oggi dobbiamo raccontare la lotta alla mafia come Rostagno l'aveva intuita in quel 1988, che era la mafia del terzo livello. No. La mafia non fa più notizie. Ha finito di fare notizie. Però, ripeto, se ci fosse una società civile capace di indignarsi, credo che qualche direttore del giornale potrebbe anche cambiare idea su come continuare a far girare le cose, perché non è più possibile, non è più accettabile che oggi si parli in generale dei magistrati così come desidera Matteo Messina Denaro, Torquemada da strapazzo. Oggi il problema non è solo Nino Di Matteo. Oggi il problema della sicurezza non riguarda solo Nino Di Matteo, riguarda tutta la classe dei magistrati, dove Nino Di Matteo è certamente quello più esposto. Ma mi chiedo, vi siete dimenticati dell'anno scorso della blindata di un magistrato trovata col cruscotto rimosso, delle porte dell'ufficio del procuratore trovate aperte? Vi siete dimenticati di un po' di cose strane accadute ad altri magistrati del circondario? Io penso sempre al dottore Grillo, che fino ad un anno e mezzo fa vedevo viaggiare e camminare con la sua valigetta dalla stazione a Palazzo di Giustizia, adesso cammina con due auto blindate, e neanche tutte e due, spesso e volentieri, sono blindate, perché in questa terra far arrivare una macchina blindata è una scommessa. Dobbiamo alzare l'attenzione su tutti, perché qui si sta giocando, l'ha detto benissimo, e non ci ritorno, dove si è anticipato, una grande partita. Noi abbiamo tra le mani quella verità che Mark Twain definiva la più bizzarra, perché è più fantastica di ogni finzione, Luigi. E se queste cose che vi ho detto stasera dovessi trasferirle in un libro, guardate, scriverei alla fine che ogni riferimento non è puramente casuale. Le ultime due cose che devo dire, e le devo dire perché credo che questo è un momento per me personalmente molto cruciale per tante cose, perché la macchina del fango non ha risparmiato neanche me, non ha risparmiato Libera, non ha risparmiato altri amici, perché mi sono sentito spesso colpito sul vivo, e mi succede se adesso parlo in prima persona, perché io l'insegnamento giornalistico che ho ricevuto in questi anni di attività mi è venuto in modo particolare da due persone che si chiamavano Roberto Morrione e Sandro Della Volca. E vedere messo in un momento in discussione solo per gettare fango e discredito, e coinvolgendo in questo la situazione Libera, è una cosa che mi ha fatto tantissimo male. Io devo ringraziare stasera Libera, devo ringraziare Don Luigi Ciotti, devo ringraziare le donne e gli uomini di questa associazione, devo ringraziare Elena, il sindaco di Salemi, per avermi invitato a stare qui con Luigi Ciotti stasera, che la cosa mi può suscitare e mi suscita emozione e orgoglio, perché se oggi posso dire le cose che dico, posso scrivere le cose che scrivo, posso esercitare il ruolo di libertà, io lo faccio e lo posso fare perché questa associazione mi ha accolto, perché Luigi Ciotti mi ha dimostrato e mi ha aperto più volte le braccia, e io insieme a Libera Salvatore
sono resterò qui con voi a calpestare questa terra, perché sotto le nostre scarpe ci deve finire solamente una persona, è un'associazione, la mafia, nessun altro. Per riagganciarmi a quanto hai detto adesso, sicuramente se la mafia non ha vinto, come dici tu, c'è uno Stato che però sovraespone molti dei suoi figli migliori. Nel discorso che dicevi tu prima di Di Matteo, lui ci ha avuto la condanna a morte da parte di dottor Rina, e noi vediamo comunque questo forte isolamento nei suoi confronti, come nei confronti degli altri, ma particolarmente nei confronti suoi, di un processo di cui non si vuole parlare. Quindi mi avvio alle conclusioni dando la parola al Presidente di Libera, Luigi Ciocchi. Ecco, secondo quanto riferito il collaboratore di giustizia, Vito Galatro, nel 2012 Matteo Messina Denaro manda un pizzino per chiedere alle famiglie mafiose di Palermo di organizzare un attentato contro io di Matteo. E si legge, mi hanno detto che si è spinto troppo oltre, è la spiegazione fornita da Messina Denaro, senza specificare chi. Sono gli stessi mandanti di Borsellino, assicura Galatolo, descrivendo i dettagli di questo progetto omicidiario che a suo dire è ancora in piedi. Nel marzo 2013 alla Procura di Palermo arriva una lettera anonima, ed è la missiva, l'estensore che si qualifica come un boss mafioso della famiglia di Alcamo, racconta come amici romani di Matteo Messina Denaro abbiano deciso l'eliminazione di Di Matteo. E poi abbiamo visto la condanna a morte di tutto Rina. Ecco, il 14 novembre a Roma ci sarà una manifestazione nazionale in difesa del PM Di Matteo. Ma gli interrogativi sollevati dal Petito Galato sono in tanti. Io gli chiedo, che paese è il nostro che consente a uno stragista come Messina Denaro di rimanere latitante per oltre 20 anni con rischio che vengano organizzate delle stragi? E buonasera a tutti. Vorrei non dimenticare nel 1900 quando a Caltagirone un sacerdote di nome Luigi Sturzo disse che la mafia è piena in Sicilia ma forse la testa a Roma, e aggiunse poi che sarebbe risalita sempre più forte e più crudele verso il nord fino per andare oltre le Alpi. È secoli che noi parliamo di mafia. E 120 anni che parliamo dell'Andrangheta, sono 400 anni che noi parliamo della Camorra, sono oltre 150 anni che parliamo di Cosa Nostra. 248 omicidi nella provincia di Foggia, che non sono targati Cosa Nostra, Andrangheta, Sacro Cuore Unito, di cui non si parla, solo di 40 si conosce la verità. Credo che noi abbiamo la responsabilità di prendere ancora una volta coscienza che il problema non sono le mafie, ma il problema siamo noi. Vi prego di credere che il problema siamo noi, perché non è possibile che da secoli noi parliamo di mafie. Non è possibile. Non è possibile che non ci sia una rivolta delle coscienze, un risveglio delle coscienze. Giustamente è stato detto, viene continuato a dire, che non è solo un problema della magistratura e delle forze di polizia, a cui va stima, affetto e riconoscenza. Poi lo so, ci sono anche le zone grigie, anche le contraddizioni, anche delle ferite profonde, come in tutti i contesti. Però c'è la lucidità che ci deve appartenere, che certo il loro impegno, la loro generosità, il loro grande lavoro, che suscita dentro di me, come penso dentro di voi, non solo stima ma grande affetto. La lotta a Cosa Nostra l'hanno fatta i siciliani, perché quelli poi molti ragazzi delle scorte arrivavano da fuori. Questa è una terra generosa e amara, ma qui ha sempre trovato le persone in questa terra che hanno pagato anche con la vita il contrasto a tutto questo. E come in Calabria la lotta l'hanno fatta i calabresi, e certo anche altri. Dico questo perché mi sembra importante riconoscere il sacrificio, la generosità, l'impegno. E se siamo qui proprio perché vogliamo prendere ancora una volta coscienza che il problema delle mafie, le sue radici storiche, quelle italiane, al sud, ma gli affari li hanno sempre fatti al nord. E che Luigi Sturzo l'aveva vista nel 1900 in modo impressionante, in modo impressionante.
Come qualcuno si è dimenticato, quando nel 1944 la Chiesa siciliana diede la scomunica. Allora queste cose bisogna prenderne coscienza, che c'è una storia che ci appartiene a tutti. Libera nasce così. Io 2 mesi prima della strage di Capaci ero con Giovanni Falcone a Gorizia, a un corso di formazione per la Polizia di Stato. Lui era il Ministero della Giustizia e quindi era arrivato a portare il suo contributo di lettura dal punto di vista legislativo. Il tema era la droga in quegli anni. Io dal punto di vista dei percorsi educativi, dell'informazione, del lavoro nelle scuole, sostegno alle famiglie. Combinazione. Quel 23 di maggio io ero in Sicilia a tenere un corso per gli insegnanti delle scuole sul tema delle dipendenze. E non dimenticherò mai come il 18 luglio, 57 giorni dopo la strage di Capaci, ero a Palermo. A Palermo alle 19 mattina per un lavoro fatto con alcune associazioni di Palermo, in questa terra di Sicilia, proprio per il mondo della scuola, un compito che ci aveva affidato l'Unione Europea, che è stato poi pubblicato in tutta Europa per dare uno strumento agli insegnanti di prevenzione sul tema delle dipendenze. È lì che nasce il sogno, fatto di stima, di riconoscenza, vi ripeto, di stima, di grande riconoscenza, di dire il problema delle mafie non è un problema che riguarda qualche regione d'Italia. E quindi dobbiamo mettere insieme al nostro paese, fare prendere coscienza che il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi, di ciascuno di noi. Non può essere delegato solo a qualcuno nelle proprie aree geografiche. La stima, la riconoscenza a quanti, in modo meraviglioso e coraggioso, già fortemente impegnati. Ma lì nasce Libera. Libera nasce per unire questo paese dell'Italia e per far sottolineare con forza che il problema delle mafie è un problema che ci riguarda tutti. A 33 anni fa a Torino è stato ucciso il procuratore capo della Repubblica, Bruno Caccia. E Bardonecchia è fu commissariata per infiltrazione mafiosa e Bardonecchia ai confini con la Francia tanti anni fa. Ecco allora questa presa di coscienza libera un coordinamento di associazioni, non è un'associazione. Sono 6.600 associazioni e poi nei vari territori si riproducono in questi presidi fatti di altre associazioni. È una battaglia culturale evidentemente, perché è la cultura che dà la sveglia di coscienze. E se oggi l'85% delle facoltà universitarie italiane hanno firmato dei protocolli per i master, corsi di studio, di aggiornamento, la proposta è arrivata dal basso, è arrivata dai cittadini, è arrivata dalle storie di tante persone che si sono messe nella trasversalità del paese insieme. Sono piccole cose, ma certamente è importante che 2 anni fa tutti i rettori delle facoltà universitarie di Milano attorno allo stesso tavolo hanno firmato il protocollo e fanno delle cose. Ecco allora che ci sono percorsi. E quando nel 96 abbiamo raccolto 1 milione di firme in Italia, per dire che il sogno di Pio La Torre non poteva essere mortificato. Bisognava rendere ancora più incisiva la legge per confiscare i beni mafiosi, ma come aggiunta restituirli alla collettività. I beni esclusivi devono ritornare ad essere beni condivisi alla collettività. 1 milione di firme. Non è stato semplice, non è stato facile, ma 1 milione di italiani hanno firmato. E si è costretto questo Parlamento, certamente poi è stata tolta una parte, noi raccoglievamo anche le firme per confiscare i beni corrotti nel 96. Quella parte non è stata messa, ma nel frattempo hanno fatto altre leggi che intanto hanno spompato tutto. Però c'era una risposta a quel 1 milione di firme che ha permesso quell'uso sociale. Non cambia il mondo, tanto è vero che dopo 20 anni diciamo attenzione, deve modificarsi, è insufficiente, abbiamo toccato con mano le criticità, abbiamo toccato con mano anche chi ha messo i bastoni tra le ruote, chi ha fatto
di averci i bastoni fra le ruote. Chi ha detto, è due anni che aspettiamo le modifiche, e tra quelle modifiche da due anni che diciamo che il problema degli amministratori deve essere tutelando i corretti, i puliti, i trasparenti, deve essere regolamentato in un certo modo. E quindi c'è anche un ruolo della società civile, ma giustamente non chiamiamola più società civile per piacere, che come l'acqua bagnata. Noi vogliamo parlare quando uno si mette in gioco di una società responsabile. Dobbiamo essere una società responsabile, che ci assumiamo la nostra parte di responsabilità. Nel fango, sai qual è? Dire sempre che Libera è la multinazionale dei beni confiscati. Libera li ha promossi, ha fatto fare quella legge, è un coordinamento di associazioni, di mondi, di contesti diversi. Libera gestisce in Italia direttamente 5 beni. La sede nazionale di Libera, che tra Piazza Venezia e Quirinale, era una casa di appuntamenti. Di più non potremmo prendere. L'abbiamo sistemata, ripulita, è una pettina stretta, tu l'hai vista, una stretta stretta, ce la siamo risistemata. 5. Tutte le altre realtà, dove è possibile, sono state restituite da 500 associazioni, quanti comuni, quanti enti locali, perché vengono restituiti allo Stato, che resta il proprietario di tutto questo. E il nostro compito è quello di formare, di accompagnare, di dare forza, di dare coraggio, di promuovere il comando pubblico nelle cooperative. Ce li siamo inventati però i percorsi, e ora si chiede che il sistema legislativo le possa garantire. Deve dare gambe a tanti altri che possono fare questo. Bisogna portarli via tutti questi beni, ma proprio tutti, tutti. Questa è una delle grandi chiavi, sottrarli questi patrimoni e restituirli quando è possibile, quando non è possibile fare altro ma la luce del sole, della trasparenza. Loro sono disturbati quando li sottrai questi patrimoni, e voi lo sapete, è una delle cose più importanti, perché hanno investito questo denaro, ma un denaro sporco, spesso macchiato di sangue, di violenza. Dobbiamo portarli via tutti, tutti, e restituire la collettività dove è possibile, per dare dignità. Lotta alla mafia vuol dire scuola e vuol dire lavoro, innanzitutto, che si aggiunge al lavoro dei magistrati e delle forze di polizia. La scuola che tu hai richiamato. Peccato che nel nostro paese, a cui siamo profondamente legati, affezionati, io amo il mio paese che è l'Italia, e se siamo qui perché vogliamo lottare. Questo non è un paese libero, perché un paese che da secoli si porta le macchie non è libero, non è libero. Ci sono sacche nel nostro paese in cui la gente non è libera, è schiacciata da questa cappa, da questi ricatti. Dobbiamo liberarlo questo nostro paese. L'Italia va liberata, il processo di liberazione deve proseguire. Una nuova resistenza etica, civile, culturale, economica, perché se non c'è lavoro, signori, non se ne esce fuori, non se ne esce fuori. E quando un giovane su tre abbandona la scuola, le 5 anni delle scuole superiori, dove va? Che opportunità ha? Bisogna crederci, bisogna investirci. E quando noi siamo gli ultimi posti in Europa, perché i giovani non hanno lavoro, non dimenticando il mondo anche degli adulti, io mi devo chiedere due domande. Lotta alla mafia vuol dire lavoro. Non si riduce tutto lì, certamente, vuol dire scuola. Vuol dire tante opportunità. Voi capite che noi siamo chiamati a fare la nostra... Non è il vero problema, il vero problema siamo noi. Io credo, lo dico con rispetto, con grande umiltà, vi prego, io sono convinto che noi siamo noi in questo senso, che non vuol dire dimenticare le persone, l'ho appena detto, generose, impegnate, coraggiose. Qui tra di voi, moltissimi di voi siete fortemente impegnati, ci credete, vi mettete in gioco. Io questo lo dico con un senso di rispetto. Dopodiché io credo che ci deve essere un risveglio delle coscienze del nostro paese, perché la malattia mortale resta la delega, la malattia mortale resta l'indifferenza,
la melodia montagna resta la rassegnazione, sono rassegnato. No! Rischia anche di essere l'indignazione, perché anche l'indignazione è diventata una moda, sai, sono indignato, e datti una mossa, e datti una mossa, perché non basta indignarsi. Non basta indignarsi. Allora io credo che per vivere ci vuole coraggio, per vivere ci vuole coraggio, tutti. Penso alle fatiche che fai tu, quelle che fai tu, quello che fate voi, a volte ci vuole coraggio per vivere, in certi contesti, con certe situazioni, con tante fatiche. Signori, nel mese di agosto ve ne siete resi conto tutti, nel momento della vacanza 2 milioni di poveri sono improvvisamente scomparsi. Ci siamo alzati una mattina che non c'era 2 milioni di poveri. Allora uno ha chiamato e dice dove sono finiti? Abbiamo cambiato i parametri per conteggiare la povertà in Italia. Anche metti i parametri. Da 6 milioni di povertà assoluta siamo passati a 4 milioni di povertà assoluta. E chi l'ha parlato? Chi l'ha scritto? Era il mese di agosto. Lotta alla mafia vuol dire lotta alla povertà. Prova della casa. Il sostegno alle famiglie. Vuol dire creare delle condizioni diverse. Non lo riduco tutto lì. Però certo questo è molto importante. Io ho avuto un caro amico, un grande vescovo, che molto giovanissimo si è aperto il processo di beatificazione, innamorato di Dio, innamorato dei poveri, degli ultimi, della gente. Sono anche presenti i pascristi, Don Torino Bello, quando diceva delle parole dette vi chiederà conto la storia, ma del silenzio con cui ho mancato di difendere i poveri, gli ultimi, i deboli, dovrò rendere conto a Dio. Eh sì, noi dovremmo rendere conto a Dio. Se non facciamo quello che dobbiamo fare, non possiamo tacere. Non possiamo assolutamente tacere. Chi è che protegge? Ecco, la proteggiamo noi, Matteo Denaro Messi. Lo stiamo proteggendo noi. Noi quando dimentichiamo i compiti e le responsabilità che ci affida la nostra Costituzione. Perché la nostra Costituzione ci ha affidato dei compiti. Se noi non li mettiamo in pratica, cominciando dalle piccole cose, proteggiamo i mafiosi, proteggiamo i corrotti, proteggiamo quanti hanno scelto il male. Il problema non è solo chi fa il male, ma quanti guardano e lasciano fare. Questo è il grande problema. Abbiamo troppi cittadini a intermittenza, a seconda di momenti, delle emozioni. No, si deve essere cittadini responsabili, una società civile responsabile, responsabile, responsabile. Proteggiamo noi, Matteo e tutti i parenti suoi, parenti nel senso della gente che ne giorni del crimine, lo dico non giudicando, non semplificando, a noi li proteggiamo, quando diventiamo cittadini intermittenza, quando la cittadinanza è un fatto anagrafico e formale. Siamo cittadini perché ci abbiamo i dati, ma non è sostanziale. Il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi. Il cambiamento che noi sogniamo, che noi desideriamo, ha bisogno che di più ci mettiamo veramente in gioco da parte nostra, da parte nostra. Questo è molto importante. Chi protegge è quell'antimafia di facciata. Sì. Guardate, è diventata una parola che ce l'hanno rubata, ci hanno rubato la parola, ci hanno rubato delle parole. E dietro il frutto delle parole ci sono delle precise responsabilità, perché la strategia è anche rubare le parole, confondere. Una di queste parole è la legalità, di cui dirò fra poco, e l'altra è proprio l'antimafia, perché l'antimafia è un problema di coscienza e di responsabilità. Non è una carta di identità che uno tira fuori a seconda delle circostanze. È quella di responsabilità, a sporcarsi le mani, di mettersi in gioco, di mettere in gioco la propria vita, cominciando... No, non è una carta di identità, no, non è una carta che protegge. È questa antimafia rifacciata, è quella dei proclami, dei discorsi di circostanza.
e quella dell'indignazione a comando. Perché c'è anche un'indignazione a comando. E l'antimafia che predica in pubblico la legalità, che calpesta in privato però. E che dalla mafia ha preso l'ambiguità, il finto onore, la capacità di tessere relazioni, di influenzare, di alludere senza dover spiegare. Io non posso parlare della realtà di qui, voi mi siete maestri, io sono piccolo, piccolo, ma l'Italia la giro dalla mattina alla sera, anche se la casa dove vivo quando ci sono da 50 anni è il gruppo bene, i poveri, gli ultimi, le accoglienze, la strada, io vivo lì. Il mestiere non è meglio parlare, lo si fa sempre con tanta fatica, lo si fa, ma senti la responsabilità delle parole. Senti che non possiamo continuare a prenderci per il naso, non possiamo nasconderci dietro le parole. La massoneria è massoneria. Le mafie hanno le coperture, tante coperture. E soprattutto le mafie non sono un mondo a parte. Sono una parte del nostro mondo, vivono tra noi e cambiano insieme a noi. Cambiano insieme a noi le mafie. Sono bravissime, paradossalmente. Cambiano sempre restando se stesse. Loro hanno la continuità nel cambiamento. Loro ce l'hanno. Sanno adattarsi molto velocemente alle trasformazioni e voi me lo insegnate. E sono bravissime a nascondersi tra di noi, bravissime a nascondersi, ma sono sempre le stesse le mafie, qualunque, chi si andrà anche se, con caratteristiche diverse, territori diversi, sono sempre le stesse, cambiano pelle, vestito, faccia, nomi, luoghi, ma sono sempre quelle mafie protette da questo, da quel potere che le permette di sopravvivere. La politica c'è sempre, mi spiace doverlo dire. Ieri ero provincia di Latina, ero a Fondi, e tu sai cosa vuol dire Fondi, e voi sapete che cosa vuol dire Fondi. Ebbene, anche lì, personaggi politici che stanno dietro. Io tenderò tutta la mia vita, state attenti, fino all'ultimo respiro. Ve lo dico con le mie fatiche, con i miei limiti, con tutti i miei errori, ce la metterò tutta, ma fino all'ultimo respiro spenderò la mia vita perché chiunque possa tutelare la propria verità, chiunque, nessuno escluso. Un paese civile deve mettere in grado chiunque di dimostrare la propria verità. Non sono qui per accusare nessuno, ma sono qui perché la storia ce l'ha insegnato, è la storia che ce l'ha insegnato, che veramente, lo diceva un tuo collega, che la storia ci ha detto che mentre può e deve esistere una politica senza mafia, potrebbe esserci una politica senza mafia, non possono esistere le mafie senza il concorso e le collusioni della politica. E allora aveva ragione Luigi Sturzo, la mafia è più di Sicilia, ma forse la testa a Roma. E quando io vedo senatori della Repubblica o deputati che sono lì, non importa chi, non siamo qui per dire questo o quest'altro. Io mi pongo delle domande. E quel mio amico vescovo un giorno disse, parlando ai sindaci, era successa una tragedia, grande tragedia, voi avete una missione difficile, e sai chi è che ha dato la più bella definizione della politica? Un Papa, Paolo VI. Quando definì la politica la più alta ed esigente forma di carità, cioè il servizio per il bene comune. E la politica deve essere questo servizio per il bene comune, che è una responsabilità, che è un impegno, fatto anche di tanti servizi, anche di volontariato. E io vi prego di credere, ho incontrato nella mia vita, come voi, ho incontrato tante belle persone impegnate in politica, belle, brave, generose, coraggiose.
coraggiose. Io le ho trovate, mi sembra corretto sottolineare. E devo anche dire che l'autorevolezza della politica, la credibilità, si acquista a differenza del consenso, che molti pensano di avere autorevolezza perché hanno consenso, dipende come lo tengono il consenso, ma la vera autorevolezza, la vera credibilità si fonda sui fatti, non sulle parole. Ma ho anche trovato, e quindi ben venga, la politica è fondamentale, è un servizio, dobbiamo distinguere per non confondere, per sostenere, per incoraggiare gli onesti, grazie agli onesti che sono impegnati in politica e sono la stragrande maggioranza del nostro paese, ma fa più chiasso gli altri, fa più rumore gli altri. Ma ho anche visto degli illusionisti, abili prestigiatori nella politica, prestigiatori di parole, persone malate di una malattia gravissima che è quella del potere. E la malattia più grave è quella del potere. Invece il potere, perché io sono un uomo di potere, gestisco 1600 associazioni, poi un potere quando scrivi, tu nel compito che vuoi, il potere c'è anche un potere sano, il potere come servizio, il potere come senso di responsabilità, un potere come integrità morale, è quello che chiediamo a tutti, lo chiediamo anche alla politica. E allora, per vivere ci vuole coraggio, perché senza coraggio la vita è meno vera, e meno viva. Si potranno commettere degli errori. Oh, se trovate qualcuno che ha capito tutto, che sa tutto, salutatelo personalmente e cambiate strada di corsa. Cambiate strada di corsa! I capitoli che ti vanno in giro. Si potranno commettere degli errori, ma si eviterà l'errore più grande. Vivere senza avere davvero vissuto. Noi non possiamo accettare questa situazione. E quando mi sono permesso timidamente di dire che le mafie vivono tra noi e cambiano insieme a noi, voi rischiate di averle anche nella porta accanto dei vostri uffici, anche nelle porte accanto dei nostri uffici. Attenzione, ha ragione la dottoressa Principato, quante facce d'angelo, persone insospettabili, con ruoli insospettabili. La Chiesa, chi l'avrebbe detto, no? Don Puglisi ne ha ammazzato, ma c'era il prete che la facevano la messa, al super latitante, super ricercato Pietro Diego. Non c'è ambito in cui non ci sono le fragilità. Non siamo qui a accusare nessuno, ma a prendere coscienza che è una dimensione che ci tocca veramente da vicino a tutti e chiede un'attenzione maggiore a tutti. A tutti. Ci vuole coraggio per vivere, dobbiamo impegnarci, metterci di più in gioco. Ecco l'antimafia. Chi è che lo protegge? Il vuoto culturale che c'è nel paese. Sono 6 milioni di analfabeti in Italia, signori, con analfabetismo di ritorno. Ma di cosa stiamo parlando? È lì che bisogna investire, lì. Un'informazione asservita, manipolata. Trovate un uso e getta in molte realtà, e anche qui dobbiamo distinguere per non confondere quanti bravi uomini e donne impegnate seriamente nel mondo della comunicazione e dell'informazione, ma anche quanta porcheria. Io sono venuto a ricordare con 1200 persone l'anniversario della morte del prefetto Sodano. Che emozione, quell'uomo, quel coraggio, cacciato via, nessuno usi altri termini per piacere, cacciato via. Io non lo dimenticherò mai, ma è stato per me una gioia quella sera
1.200 persone, bambini, adulti, la musica, le poesie, le immagini, una festa, abbracciare sua moglie, suo figlio. Non c'è un quotidiano della città di Trapani che ha scritto una riga. Una riga! Una riga! Una riga! Non è possibile! Ma io non mi voglio, non devo dubitare, ma i fatti parlano. Chi protegge? Lo protegge il sapere superficiale, quello che non si incarna in un'etica di vita. Lo protegge questo. Loro sono forti perché c'è qualcuno che non gli permette di essere attaccati in un certo modo, di fare vedere le positività che ci sono, quei volti che danno dignità e speranza. Vi prego, detto sempre con la stima, l'affetto per quanti dell'informazione sono coraggiosi, impegnati, forti, chi li protegge? È lo smantellamento dello Stato sociale, lo protegge l'umiliazione del lavoro che manca, il sequestro di speranze, perché c'è un sequestro di speranze, perché se tu non offri questa opportunità, tu togli la speranza alla gente. La gente si abbandona, fa fatica. Non è un problema che riguarda solo questi contesti. La mia lettura attraversa questo momento il nostro paese, anche altri contesti. Ecco, e allora sì, dobbiamo prendere coscienza che mai come in questo momento, ma voi siete i testimoni, mai come in questo momento di grande crisi economica finanziaria, che prima di quella è una crisi etica e politica, ma dietro a tutto questo devo prendere coscienza che loro hanno tanti soldi, loro li investono, loro li riciclano, loro hanno. Prendere coscienza che oggi c'è un livello di commistione mai raggiunta prima. Forme diverse, certamente forme diverse. E anche per dire, per correttezza, mi sembra che bisogna dire, per non essere fraintesi, che tutte le mafie stanno ingrassando nel nostro paese, stanno proprio ingrassando. Con le stesse complicità, a volte politiche, a volte imprenditoriali, a volte altre forme di alleanza che si sono aggiunte negli ultimi tempi. Ma mi sembra che è corretto dire, per evitare una semplificazione, mi chiedo scusa, le mafie non sono figlie della povertà e della arretratezza. Ma è indubbio che povertà, disuguaglianze e marginalità sono osservatori favorevoli alla loro espansione. Il consenso sociale delle mafie può essere diminuito solo con pratiche sociali reali. C'è bisogno di giustizia sociale, che poi sono i servizi, sono gli spazi, sono le opportunità. Abbiamo troppi ragazzi orfani di territorio nel nostro paese, orfani. So che voi fate miracoli e vi inventate di tutto. E so che è sempre difficile parlare quando si parla a chi ce la mette tutta. Vi prego di credere che le mie parole sono cariche di grande rispetto e di grande affetto. Io amo questa terra, ci vengo sovente. È una terra che mi ha permesso di conoscere tante persone, soprattutto a cui sono grato per tante ragioni. Chi protegge è il cinismo. Trovate tanto cinismo in giro. Il conformismo, e il quieto vivere di tante persone che pensa che sia un problema solo nostro, di qualche fanatico dell'antimafia, che dobbiamo cambiare questa parola per piacere. Cambiamo questa parola, io ho chiesto una facoltà universitaria ai 1.000 studenti, lavorate, cambiare la parola, perché è diventato ormai tutto viene tutto appiattito, tutto uguale, tutto confuso. E il quieto vivere. E l'accettare le cose come sono, ma sì, tanto, no? È la critica sterile,
è la protesta senza impegno. Voi trovate persone che fanno solo denuncia, che fanno quei nomi, cognomi, tutto quanto. È importante parlare, anche denunciare, ma sempre con rigore e competenza e spirito costruttivo. Rigore nella denuncia, seria, attenta, documentata. Si può fare del male, si possono distruggere delle persone. Io ho visto sui siti, però che partono dall'America, quindi non si riesce a risalire, il fango su Libera, su quel signore lì, fango su magistrati, su gente bella che qui è impegnata, il fango. E tu non sai come fare, te lo prendi. È uscito un libro l'altro giorno, che nelle librerie, io l'ho mai autorizzato. Io taccerò il titolo, l'ho mai autorizzato. No, è un libro, un'intervista che ho fatto in Francia, è stato, senza che tu avessi niente, è già uscito, lo trovi, lo compri, un grande editore, e io l'ho mai autorizzato. Capite a che punto si arriva a usare le persone, le storie? Io sono nessuno, se è chiaro, io sono nessuno. Però credo che abbia almeno la dignità, perché se volete, mi chiedete, se il libro è uscito in Francia, fatto per i francesi, con le schede per i francesi, per spiegare la bellezza, le fatiche e le speranze, ma anche le contraddizioni del nostro paese, ma dicendo anche voi che c'è un problema, se devi essere in Italia, perlomeno me lo devi chiedere, che ti aggiorno i fatti che sono venuti, le positività, le contraddizioni, una lettura dell'oggi. No. È uscito il libro, lo compri, non lo comprarlo, guarda, sono un libro italiano che mi ha detto non comprare il libro che è nella libreria. Perché? Non è possibile, l'usa e getta. E allora c'è tanto da fare, ma veramente tanto in questo senso. Come il mio pensiero va, e tu l'hai fatto, proprio a dei colleghi che vengono infangati, esposti anonimi, per delegittimarli. Quello che fa più male è l'isolamento, E da questo luogo a tanti che sono fortemente impegnati, vogliamo fare sentire che non sono soli, che li vogliamo bene, non vogliamo dare pacche sulla spalla, perché basta dire, quando succede qualche cosa uno dice esprimo solidarietà, basta questa solidarietà. Esprimiamoli una responsabilità, una corresponsabilità, non ti lasciamo solo, ci mettiamo al tuo fianco. E allora benvenga per Emilio Di Matteo, benvenga per tutti quanti gli altri, una società che sente di dover camminare insieme, che deve accompagnare tutto questo. Sì, c'è una mafiosità diffusa, che credo che sia veramente il vero patrimonio delle mafie, prima ancora di quello economico. Voglio terminare con una parola che mi sta a cuore, sulla legalità e sulla politica. Io credo che sia necessario una politica liberata dalle complicità e dalle cricche. Una politica che deve liberarsi, non è tutta, lo ripeto, ma ci sono segmenti in giro del nostro paese, di una politica che deve liberarsi dalle complicità, dalle cricche, una politica che sia veramente a servizio per il bene comune. Ma se a fare le politiche in questo momento alcuni sono gli stessi che hanno permesso tutto questo, c'è il rischio che se non c'è un rinnovamento profondo, radicale, delle coscienze delle persone responsabili della vita amministrativa e politica, il rinnovamento sarà più apparente che reale. E allora, in questo senso, la Chiesa, qui chiamata, ci sono delle belle espressioni di Chiesa, anche non dimenticato, che sa guardare verso il cielo
senza distrarsi dalle responsabilità che abbiamo verso la terra. E Papa Francesco, senza usare tanti termini, ha detto che adora il male è scomunicato. Punto e basta. Allora voi capite che sulla legalità devo dire che non è un valore, e voi lo sapete. È un altro di quelle parole che ci hanno rubato. Che ci abbiamo creduto, ci siamo spesi, abbiamo fatto di tutto in questi anni, ma ora voi sentite che la legalità ormai è la bandiera che tutti usano, compresi quelli che la calpestano tutti i giorni. Noi dobbiamo cambiare le coordinate dei percorsi educativi. Vi voglio spiegare perché la legalità, voi ve lo insegnate, è la saldatura tra la responsabilità, io, e la giustizia che è in noi, è la saldatura. La legalità non è neppure un valore, è un prerequisito per raggiungere un obiettivo che si chiama giustizia. È il mezzo, è lo strumento importante, è il rispetto, la pratica delle leggi. È una esigenza fondamentale della vita sociale per promuovere il pieno sviluppo della persona e la costruzione del bene comune, che significa regole condivise. Ma attenzione, non c'è legalità senza uguaglianza. Noi abbiamo avuto delle leggi diventate legali che calpestavano la nostra Costituzione e la Carta di Dichiarazione dei Diritti Umani, la legge sull'immigrazione, sui migranti, diventata legge, legale, ma non c'è legalità senza uguaglianza. Ci è voluta la Corte Costituzionale, la Corte Europea, a bloccare tutto questo nel nostro Paese. La giustizia non venga confusa con la legalità. La legalità resta lo strumento e il mezzo al servizio della giustizia, è la via che ci aiuta a costruire una maggiore adesione al mondo dei valori. E allora noi vogliamo che non ci venga svuotata la legalità, perché molti hanno scelto la legalità malleabile e sostenibile. Se mi conviene rispetto le regole, se mi conviene me ne faccio un baffo. Noi vogliamo che nessuno ci svuoti queste parole del loro valore, della loro sostanza. E un'altra parola che ce la stanno svuotando è noi, che per noi qui è importante e fondamentale camminare e costruire insieme, ma adesso senti tutti che dicono noi, ma la maggior parte continua a pensare io, ma dicono noi. Noi vogliamo che nessuno ci rubi queste parole, perché per noi sono carne, sono vita, sono impegno. E allora il primo grande cambiamento è il nostro cambiamento, è mettersi in gioco veramente tutti. Chiudo solo con Papa Francesco, lasciatemi. Quando l'ho incontrato la prima volta gli ho portato un regalo al Papa. Indovina cosa ho portato al Papa il regalo? No, di libera niente, mi sembrava. Poi un gesto gliel'ho mandato, era contentissimo. No, gli ho portato un piccolo regalo come si fa tra amici. Io a Torino c'è un piccolo bar in via Pietrovicca che fa un caffè eccezionale. Io devo andare di corsa al Papa la prima volta, passo dal mio amico al bar e dico, senti, pacco di caffè, lui figlio di italiani, non italiani, suo papà era un bambino quando i nonni sono andati in Argentina e quando si va a trovare italiani in giro per il mondo, che gli porti un salame buono, poi il formaggio grana e il nostro caffè. Io alla Francesca ti ho portato un pacco di caffè. Poi abbiamo lavorato parecchio insieme. Quattro giorni dopo torno a Torino, quattro giorni dopo, pensate alla velocità con cui tutto è venuto, e passo il mio amico al bar, mi fa il Papa, mi ha scritto
il padre mi ha scritto, e il papà gli ha scritto subito, gli ha scritto: il caro Luigi, mi ha portato in dono un pacco del vostro caffè, io me lo sono fatto, molto buono, grazie Papa Francesco. La seconda volta due pacchi gli ho portato, già, già, ma quando il Papa ho chiesto, ma te la senti, di incontrare la rappresentanza di un migliaio di familiari delle vittime innocenti della violenza mafiosa. Non mi ha fatto finire, ha detto vengo. E io ho detto guarda, che non è che tutti siano cattolici, ci sono storie, percorsi, radici diverse. Sapete cosa mi ha detto? Che bello, che bello. Il Papa è venuto e ha incontrato i familiari, gli abbracciati, ascoltato quell'interminabile elenco di nomi, poi li ha proprio abbracciati con delle parole, ma poi ha compiuto un colpo di scena. Aveva davanti 1200 familiari, in rappresentanza degli altri migliaia, molte famiglie sono, lui prende il suo intervento, lo gira, dice ora voglio dire una parola ai grandi assenti, e tutti dire chi sono i grandi assenti. Agli uomini e alle donne delle mafie, convertitevi e cambiate. Ma lui fa un gesto che già un altro Papa aveva fatto per chiedere alle Brigate Rosse la liberazione di Aldo Moro. Dirà, mi metto in ginocchio, convertitevi e cambiate. E quindi anche noi ce la metteremo tutta per dare una mano. Vi devo dire, qui c'è Salvatore Inguì, che proprio libera con la giustizia minorile porta avanti dei progetti in Italia per i ragazzi minorenni. E vi devo dire, in grande silenzio, si accompagnano questi ragazzini e non posso dimenticare una mamma di un carcere per i minorenni italiani, non dico dove. Eravamo insieme nel cortile quando mi dice Luigi, stammi vicino. Tienimi la mano, vedi quel ragazzo che sta venendo verso di noi, è quello che ha ucciso mio figlio. Ma quando abbiamo visto le condizioni della sua famiglia, il contesto, l'ambiente, all'età di mio figlio, io e mio marito ci siamo detti, la giustizia deve fare fino in fondo la sua strada. Ma io e mio marito ci siamo detti, veniamo noi a trovarlo e lo aspettiamo per evitare che venga inghiottito un domani. Questo succede nel nostro paese che è l'Italia. Sono le cose che non fanno chiasso, non fanno rumore, ma anche questo sono dei segni concreti di quell'impegno. Papa Francesco, un anno fa, a novembre, a Re di Puglia, parlando della Terza Guerra Mondiale, che in atto, che non è solo fatta con le armi, ma è fatta con la finanza, lui ha chiamato un'economia assassina, no? Ha distribuito 300 lampade della pace ai rappresentanti di tutto il mondo. Qualcuno di noi lo sa già, però questo ci dà forza a tutti. Ha voluto che l'olio delle lampade della pace, distribuite ai rappresentanti del mondo, è l'olio di Libera. L'olio che proviene dalle terre confiscate ai grandi boss in Puglia, in Campania, in Calabria e da questa stessa terra. Nel mondo 300 lampade sono accese che il Papa ha distribuito con l'olio della libertà. Liberare quelle terre vuol dire liberare le persone. Grazie da profondo del cuore, perché sentendo le tue parole si crede che un altro mondo sia possibile, soprattutto
quando ognuno di noi si assume le responsabilità di cambiare questa terra. Perché vorrei intanto ringraziare ovviamente gli organizzatori Libera, il comune di Salemi, Elena Ferraro, e il Comune di Loggia abbiamo iniziato un primo passo per capire chi sono coloro che favoriscono la latitanza dei Messina Denaro. Sicuramente ci sono tanti ancora buchi neri da sondare, da approfondire. Penso al ruolo dei servizi segreti nel carteggio fra Antonino Vaccarino e Messina Denaro, alle denunce di Saverio Masi e il nuovo utente fiducia. Sono tante cose sulle quali ancora si deve investigare, si deve capire. Ecco, vorrei chiudere velocissimo con una lettera aperta, uno straccio, un piccolo straccio della lettera aperta a Messina Denaro che ha scritto il collega Nicola Biondo e che abbiamo pubblicato sul nostro sito. I giochi, Matteo, sono finiti, scrive Nicola Biondo, non voglio confortarti, sia chiaro. So che non ti pentiresti mai, perché credo che tu non sia pentito di nulla, se non di essere stato sconfitto, ma potresti parlare, raccontare mille cose, chi ti ha protetto, chi hai aiutato, cosa è davvero la mafia e chi l'ha usata. Certo, rischieresti di non essere creduto. Quante persone per bene a cui hai fatto fare fortuna avrebbero buon gioco a negare? Quanti geometri, avvocati, notai, quanti medici, assessori, dirigenti locali e regionali, direttori di banca e imprenditori, dopo averti usato, oggi potrebbero dire davanti alle tue accuse mi ha minacciato per ottenere qualcosa, ma io non volevo. Ecco l'eredità che lasci. Una banda di sanguisughe che vivranno liberi e faranno magari pure gli antimafiosi e ti sputeranno in faccia pubblicamente. Ecco perché anche tu sai di essere morto. Pensaci, Matteo, mentre cambi rifugio dopo rifugio e senti sempre più vicina l'ora della tua morte targata 41 bis. Hai un'occasione, quella di non morire da solo, che è sempre una cosa brutta. Grazie. Arrivederci. Thank you.